Ecco, possiamo iniziare i nostri lavori. Io ringrazio tutte le autorità, i cittadini e le cittadine presenti, naturalmente i rappresentanti del volontariato, della cooperazione e tutti coloro che hanno voluto accettare questo nostro invito. Voi sapete che il tema del convegno è la città della salute e della ricerca, un progetto per la continuità assistenziale di cura, e prima di introdurre, anche se brevemente, il tema di oggi, io lascio la parola al nostro sindaco Monica Chittò per il saluto istituzionale. Buongiorno a tutti, un ringraziamento a Fiorenza Bassoli che è il presidente, la presidente del comitato scientifico che accompagna per la nostra città il progetto della realizzazione della città della salute e della ricerca. Sapete tutti di che progetto parliamo, dell'arrivo a Sesto San Giovanni dell'Istituto Besta e dell'Istituto Tumori, due istituti di cura e di ricerca pubblici. E nell'attesa che arrivino bisogna accompagnare ovviamente questo avvicinamento con una importante, approfondita, capillare e continua informazione cittadina a diversi livelli, così come abbiamo fatto in questi anni, soprattutto Fiorenza Bassoli ha fatto in questi anni, anche organizzando momenti di approfondimento, di convegno, coinvolgendo le parti interessate, ovviamente i cittadini in primis, che sono stati sempre informati passo passo su a che punto siamo, e di volta in volta si sono approfonditi degli argomenti. Quest'oggi appunto l'argomento che viene approfondito è la continuità assistenziale e di cura. E prima di entrare nel merito del convegno vorrei ricordare a tutti qual è stato il ruolo dell'amministrazione comunale in questo importante percorso per la nostra città. Beh, sicuramente quello di aver seguito passo passo tutto l'iter amministrativo, che non è cosa banale. Questi progetti sono progetti anche complessi che richiedono la presenza, il governo anche della complessità e la presenza anche di un'attenzione continua, perché basta un niente perché ci possa essere un ritardo, un accavallarsi di competenze che devono essere disbrigate. Questo prima cosa, e l'abbiamo sempre fatto in modo puntuale con anche il sostegno dell'intero Consiglio Comunale, quasi Consiglio Comunale. E secondariamente siamo sempre stati attenti a cogliere ogni opportunità che da questo progetto può derivare per la nostra città e per l'intera area metropolitana, soprattutto l'area del nord, nel nord Milano, che vuol dire aver seguito anche il lavoro di Regione Lombardia nel momento in cui legiferava, affinché venisse sempre inserito all'interno di leggi che riguardavano le innovazioni, che riguardavano appunto gli investimenti nella ricerca legato alla salute e alla ricerca, appunto, che ci fosse un'attenzione, cosa che puntualmente è stata fatta e che ha visto anche l'attenzione da parte del Presidente di Regione Lombardia ultimamente, quando ha dichiarato pubblicamente che Regione avrebbe messo a disposizione 15 milioni di euro dedicati proprio a una scuola di formazione post laurea che nascerà da un progetto che vedrà come partner di progetto l'Università Bicocca, l'Università Statale, proprio nell'area limitrofa alla città della salute e della ricerca. Questo a testimonianza di quanto questo non sia un trasloco di due ospedali, che la cosa non sarebbe di per sé argomento tale da necessitare di un confronto continuo e un approfondimento continuo di momenti di convegnistica come questo, ovviamente, ma si tratta proprio di una sfida fondamentale nell'ambito della cura, della ricerca al letto del paziente, per competere poi con quelli che sono altre realtà e che sono anche fuori dal nostro territorio nazionale. Quindi un'attenzione che l'amministrazione comunale deve continuare ad avere, che deve continuare ad approfondire, a sostenere, tenendo sempre, nel rispetto ovviamente del proprio ruolo, ma tenendo sempre un po' anche la regia di tutto un lavoro che viene fatto. Oggi viene dedicato appunto a quali possono essere anche gli attori legati al mondo del volontariato e della cooperativa, che in questo progetto per la continuità assistenziale e di cura devono essere protagonisti insieme alle varie altre realtà sanitarie o sociosanitarie che ci sono sul nostro territorio.
Io voglio ringraziare tutti i relatori che hanno in modo molto generoso un sabato pomeriggio deciso di passarlo con noi per approfondire e aiutarci a comprendere meglio quali sono gli iter che dobbiamo e possiamo attivare. Un ringraziamento ancora a Fiorenza Bassoli, alla quale lascio la parola. Grazie. Grazie, allora mi è, diciamo, è doveroso per quello che mi riguarda ringraziare l'attività del Comitato Scientifico che io semplicemente coordino cercando sulla base delle mie esperienze, diciamo, istituzionali di dare un contributo, ed è un Comitato Scientifico che è costituito da rappresentanti degli istituti Best e Tumori, dell'Università Bicocca, della Facoltà di Medicina, del Politecnico, ricercatori di importanti IRCS anche privati del nostro territorio. È quindi un comitato che ha lavorato anche naturalmente chi si occupa di medicina generale, è un comitato scientifico che ha lavorato molto in questi 3 anni da quando l'amministrazione comunale ha sottoscritto l'accordo con la Regione Lombardia proprio per creare un approfondimento a cui faceva cenno poco prima il sindaco, ma anche un'informazione e anche una formazione della cittadinanza attorno a questo importante obiettivo. Un obiettivo che è importante, lasciatemi dire, prima di tutto per gli ammalati, perché trasferire 2 istituti che sono, diciamo, nati nell'area di Città Studi nel 1927-28 e sono un po' cresciuti su se stessi in una grande area che avrà oltre 700.000 metri quadri di verde e potrà dare ai malati, alle loro famiglie, ai ricercatori, degli spazi completamente innovati e dei servizi importanti per l'attività di cura e di sostegno a queste persone, io credo che sia un merito che va al di là di quello che è l'interesse della nostra città di avere questo grande centro di livello europeo. Sappiamo che i 2 istituti lavorano in condizioni difficili pur avendo una grande competenza, una grande disponibilità da parte di chi li opera e, diciamo, essendo proiettati nella ricerca a livello internazionale. Il convegno di oggi vuole essere appunto una tappa di questo lavoro che noi stiamo svolgendo. Perché pensiamo che si tratta di sviluppare un confronto sulle potenzialità dei 2 istituti, non è solo un trasferimento fisico, 2 istituti che si trasferiscono su un'unica piattaforma, che sarà quella della Città della Salute e della Ricerca, che rimarranno monotematici, ma che insieme, e questo è anche un lavoro che ha svolto appunto il Comitato Scientifico, potrebbero sviluppare delle nuove attività in modo naturalmente innovativo nel campo della ricerca, ma legate alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione, alla formazione, all'innovazione tecnologica. Lavorare partendo fin da ora, quando ancora i 2 istituti non ci sono, per affrontare questo problema vuol dire creare una condivisione. Noi stiamo lavorando sul tema, da una parte quello che è al centro, diciamo, dell'attenzione di oggi, cioè la qualità della cura che si eleva non solo attraverso la continuità assistenziale ma attraverso la rete con le strutture ospedaliere, con i servizi, col volontariato, con la cooperazione, cosa che d'altra parte prevede la legge regionale 23 del 2015 che chiede appunto di organizzare l'assistenza dei cronici in modo innovativo e puntuale. Ma vorrei anche ricordare il decreto legge 158 del 2012, che è quello che si riferisce alla classificazione degli IRCS, in cui, che appunto sono questi istituti di ricerca e di cure scientifiche, in cui si sono stabiliti dei criteri per la classificazione di questi IRCS. E mi piace sottolineare che c'è un punto là dove si chiede agli IRCS di aprire l'intero percorso di ricerca rispetto all'assistenza, dalla prevenzione primaria a quella terziaria, passando per l'acuzie e la riabilitazione. Ora, è evidente che tutto ciò
sarebbe difficile da farsi contando solamente sulle risorse che un unico istituto di cura e ricerca ha. E poiché oggi ci si ammala di più di malattie oncologiche, ma si vive più a lungo e in molti casi si guarisce, il solo ricovero ospedaliero è solo una parte del percorso di cura. Inoltre, chi vive più a lungo vorrebbe godere anche di un certo benessere per non sentirsi, tra virgolette, condannato a vivere. Quindi da qui l'importanza della rete con gli ospedali generalisti, con i servizi sociosanitari, con i medici di medicina generale, col volontariato e la cooperazione. Il convegno di oggi va appunto in quella direzione, perché già gli istituti, e lo sentirete dalle testimonianze che saranno portate qui dagli interventi, i due istituti hanno cominciato da tempo, diciamo così, a lavorare in questa dimensione che è anche territoriale. Ad esempio l'Istituto Besta sul tema delle demenze, che riguarda Parkinson, Alzheimer, demenze senili. I tumori sulle cure palliative, la cura del dolore, e sentirete anche una testimonianza che non era prevista sul tema del tumore al polmone. Quindi c'è già un lavoro che va conosciuto e in qualche modo va raccolto per ripartire da qui e pensare anche a cosa può avvenire già fin d'ora sul nostro territorio, partendo proprio da queste esperienze. Noi sappiamo che la Regione, il Sindaco faceva riferimento prima alle modifiche che sono state fatte alla legge regionale sulla ricerca e sull'innovazione. Ebbene, in questi giorni ci è arrivata notizia che proprio sulla base di questa legge ci saranno dei fondi che verranno dedicati a progetti innovativi di ricerca utilizzando fondi europei per quello che riguarda appunto le attività che si svolgeranno nell'area dell'Expo e nell'area della città della ricerca e della salute. Quindi quel riconoscimento che noi avevamo richiesto c'è stato, e oggi si tratta di lavorare proprio in questa direzione, sapendo che c'è questa disponibilità a premiare questi progetti che si svilupperanno, io dico fin da ora, in queste realtà che ospiteranno questi nuovi centri e queste attività nuove di ricerca e di cura. Questo che dobbiamo fare oggi è importante, perché io non credo che la rete si possa realizzare solo sulla base di indicazioni di legge, testi di legge, eccetera. Le leggi sono importanti, ma le leggi camminano sulle gambe delle persone. E quindi non c'è bisogno solo di regole, c'è bisogno anche di una cultura, di un'informazione che deve uniformare non solo i centri che sono chiamati a partecipare, ma anche le popolazioni, ma anche i cittadini. Bisogna essere sempre più partecipi del percorso di cura. Quindi quello che facciamo qui oggi è rendere noto queste esperienze, dire che se ne può fare delle altre e dire, io mi auguro coralmente, che siamo disponibili almeno a provarci e a costruire poi, dopo questo convegno, un gruppo di lavoro che possa, attraverso un tavolo naturalmente, individuare queste possibilità. Ecco, questo è il nostro obiettivo di oggi, un obiettivo molto ambizioso, ma visto anche la presenza altamente qualificata che c'è qui oggi e l'attenta presenza anche di cittadini, mi auguro che possa essere raggiunto. Grazie. Allora, incominciamo con le relazioni. La prima relazione è quella del dottor Marco Bosio, che è direttore generale della ATS di Milano. Grazie, scusate questi secondi intermezzo, grazie dell'invito. Il mio ruolo è quello di dare un po' dei dati di contesto. Noi come Agenzia Tutela della Salute della città metropolitana di Milano abbiamo un territorio molto vasto nel quale appunto c'è
presente anche il distretto della SST Nord Milano, e c'è anche Milano Città, per cui siamo pienamente interessati non solo a questo progetto ma all'interazione appunto delle varie strutture. Prova a far funzionare questo, se funziona, perfetto. Questa appunto è la nostra ATS, come vi dicevo, molto diffusa, 3 milioni e mezzo di abitanti, 195 comuni, tra cui appunto c'è il comune di Milano. Questo è importante perché stiamo parlando oggi di strutture che sono presenti sul territorio con una presenza importante, adesso vedremo anche qualche numero, ma ci sono anche appunto questi due istituti di ricerca che sono un riferimento generale non solo per la nostra ATS ma per tutta la regione, anche a livello nazionale, per cui appunto questo è il contesto generale. Vi faccio vedere dei numeri, compresi Milano, perché appunto stiamo parlando di queste due realtà, della SST Nord che essenzialmente vedete in questo contesto appunto, e poi ci sono i nuovi municipi milanesi con il numero essenzialmente di abitanti. Questo è il dato praticamente delle persone maggiori di 65 anni. Perché è importante? Perché è un po' la sfida, come diceva la senatrice Bassoli, noi parliamo di eccellenze lombarde, ma parliamo anche di persone che hanno appunto una quotidianità e problematiche che dobbiamo gestire a livello continuativo, per cui poi farò vedere anche dei numeri rispetto alla cronicità. Questo è un dato di riferimento perché si incomincia in quegli anni ad avere appunto maggior utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari, per cui dobbiamo essere attenti a questo tipo di realtà. E questo è il dato essenzialmente dei pazienti cronici, nel senso che nel momento in cui la Regione Lombardia ha dato con la legge 23, ma anche con le ultime delibere di giunta, particolare attenzione a questo tipo di popolazione che, ricordiamo, è il 30% della popolazione ma assorbe quasi l'80% del nostro fondo sociosanitario lombardo, l'obiettivo è quello di cercare di fare in modo di accompagnare queste persone nel loro percorso di cura. Adesso poi vi farò vedere dei numeri anche dei vari istituti, si sta parlando appunto di un numero considerevole di persone. In questo contesto specifico essenzialmente sono 270.000 persone che sono interessate a questo processo che inizia oggi, e poi abbiamo certamente tutto il tessuto di Milano dove essenzialmente i numeri sono realmente importanti. Se andiamo a vedere essenzialmente la distribuzione degli assistiti e dei frequent use per livelli di cronicità della Nord Milano, questi sono i numeri, li spiego un po' meglio. Questi sono essenzialmente quei numeri che avete visto prima, suddivisi per questi livelli di cronicità. Quelle persone che sono contraddistinte col verde sono quelle che hanno una cronicità, ma una cronicità iniziale, essenzialmente una patologia, assorbono prestazioni del servizio sociosanitario nazionale e regionale, ma non hanno bisogno di assistenza, ma in qualche maniera si deve lavorare molto di prevenzione, molto con la medicina generale, per fare in modo appunto che questa cronicità non evolva. Poi abbiamo i gialli, dove questa cronicità invece è più accentuata, c'è più di una patologia, per cui sono già persone che accedono molto ai servizi specialistici, e poi ci sono i rossi, dove sono i multipatologici che già sono essenzialmente presi in carico dalle strutture ospedaliere, che rappresentano, come vedete, una fetta limitata rispetto allo scenario dei cronici, che però assorbono molte, molte risorse. Chi sono i frequent user? Praticamente sono le persone che già normalmente hanno come riferimento, in questo caso, la SST Nord, cioè quali sono, facendo un'analisi dei consumi delle persone che sono essenzialmente presenti sul territorio, si va a vedere quelli che essenzialmente sono già utilizzano le strutture del territorio, invece quelle che essenzialmente non l'utilizzano. Vedete che i numeri sono importanti, per cui già le persone utilizzano le strutture del territorio, sono ben radicate e il territorio dà una sua rappresentatività. Quando parliamo della Nord parliamo sempre di una realtà che ha situazioni e strutture sul territorio della Nord, ma sapete che gestisce anche tutti i 22 poliambulatori di Milano, per cui anche in questo caso c'è una sinergia forte tra quello che succede in questo territorio e Milano Città. Qualche dato di contesto, ma molto rapido, se vedete, questo qui è l'area dei ricoveri, questo 70% vuol dire che la SST lavora essenzialmente, scusate che ho qualche problema con la
col cursore, se il 70% vuol dire che l'AST lavora essenzialmente per il 70% della sua produzione per le persone residenti in questo territorio, mentre le persone residenti sul territorio assorbono praticamente risorse in SSD solo per il 27% delle prestazioni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, essendo un'area di confine, è chiaro che le persone danno, specialmente nell'area di Milano, in qualche maniera vanno anche a utilizzare strutture del territorio limitrofo, ma vuol dire che l'AST in qualche maniera ha tanta attività che svolge per i cittadini di questo territorio. Questo è un valore importante per la popolazione. Stesso dato lo vedete appunto per l'ambulatoriale, dove c'è il 48% della produzione AST per le persone che sono presenti sul territorio, mentre i residenti in qualche maniera assorbono il 29% del consumo in AST, e poi la maggior parte vanno verso essenzialmente la realtà di milanese. Questo è un contesto un po' specifico, visto che siamo a Sesto San Giovanni, di cos'è la realtà. Questi dati appunto li sapete meglio voi di me. Siamo appunto in un contesto dove a livello cittadino abbiamo essenzialmente 80.000 persone. Era solo per far vedere anche qui la stratificazione della popolazione. Abbiamo visto appunto a livello di Milano città abbiamo 64%, abbiamo il 22% della maggiore 65 anni, come distretto il 24% essenzialmente, e qui abbiamo invece un dato che è pari al 25%, per cui essenzialmente in linea con quello che è l'andamento sia della TS sia della ST. E questo è l'indice di dipendenza degli anziani, che è un dato importante, perché vuol dire che noi come strutture dobbiamo in qualche maniera attrezzarci per fare in modo che questo livello, che è sempre emergente, che vedete che negli anni è sempre più aumentato, anche fortunatamente, perché da un lato vuol dire che le persone appunto hanno maggiori aspettative di vita, però vuol dire che i servizi devono essere impegnati non solo sul fronte sanitario, ma molto sul fronte anche sociosanitario. Adesso andiamo invece un po' a focalizzarci un po' sull'aspetto più specialistico. Faccio vedere queste slide rapidamente rispetto alle cause di mortalità uomini e donne, perché vedete appunto che sia sugli uomini che delle donne i tumori rappresentano una percentuale importante di quello che è la mortalità. La seconda causa appunto di decessi è l'apparato cardiocircolatorio, per cui sono la prima causa di morte per le persone di sesso maschile, la seconda causa di morte per il sesso femminile. Anche qui c'è una diversità di genere dovuta a tutta una serie di dinamiche che gli specialisti sanno meglio di me. Le patologie neurologiche rappresentano il 4% dei decessi negli uomini e il 5% nelle donne. Vediamo un po' più nel dettaglio di che cosa stiamo parlando, sempre utilizzando quel database delle persone che comunque sono considerate essenzialmente croniche. Vedete che i numeri rispetto alle neoplasie attive e alle neoplasie in follow up, questi sono i dati regionali che Regione Lombardia ci ha dato, sono di un certo genere per quanto riguarda la nostra realtà come ATS Città Metropolitana, e qui sono stratificate un po' le varie patologie per le quali appunto viene considerato un paziente cronico a livello neurologico. Per cui si tratta di due ambiti dove ci sono dei numeri importanti, cioè dove ci sono persone che hanno bisogno di assistenza. Sono sicuramente patologie croniche, perché fortunatamente le cure hanno portato ad avere un allungamento dell'aspettativa di vita, però sono persone che hanno bisogno di assistenza, hanno bisogno di trovare il loro percorso di cura. Per cui rispetto al 1.160.000 persone che sono le persone croniche nella nostra ATS, abbiamo un 80% che sono tutte le altre patologie, abbiamo un 16% che viene considerato appunto dalla regione come cronico affetto da neoplasie, abbiamo un 3% affetto appunto da malattie neurologiche. Questi sono essenzialmente i numeri, 186.000 e 36.000, le persone appunto che sono considerate croniche, targetizzate come appunto neoplastiche o neurologiche. E questo è un po' adesso vado abbastanza veloce rispetto agli aspetti epidemiologici, questa è la prevalenza, cioè le persone che sono affette da quel tipo di patologia. Qua si sta parlando di patologia neurodegenerativa per 1.000 abitanti, questi sono i numeri assoluti, qui stiamo parlando appunto di 3.000 persone, qua stiamo parlando di 15.000 persone. Vedete che appunto i tassi sono abbastanza uniformi sul territorio per quanto riguarda 1.000 abitanti.
mi piace far vedere i numeri, perché i numeri, poi dietro i numeri ci sono le persone, c'è tutto quello che comporta un'assistenza a questo tipo di realtà. E anche qua ci sono essenzialmente due dati. Il fatto appunto della stratificazione, vedete che per esempio la patologia neurologica, quella percentuale che avevamo visto che era il 5% di quelli molto cronici che hanno bisogno di molta assistenza, aumenta, perché sono persone che hanno essenzialmente molte problematiche a livello clinico. Abbiamo un 46% verde e un 45% giallo, ma la cosa interessante è anche la condizione di copatologia, cioè non ci sono solo, queste persone non sono solo affette da patologie neurologiche, ma hanno anche altre patologie sistemiche. Vedete qua c'è il diabete, lo scompenso cardiaco, la cardiopatia ischemica, eccetera, eccetera. Ci sono persone che, a prescindere dalla loro patologia di base, hanno necessità di essere curate anche da altri specialisti, per cui l'aspetto specialistico o neurologico non esaurisce il loro bisogno di cura, ma hanno bisogno anche di altro. E qui entra in maniera importante un po' quello che poi sarà l'inserimento della salute in un contesto come questo. Questo è, per esempio, è un dato rispetto ai frequent user, rispetto a come è considerato, sto parlando sempre di ATS Città Metropolitana, non sto parlando di tutta l'attività dell'istituto, per cui è una visione appunto della nostra ATS. Questo è il dato appunto dei frequent user, cioè delle persone che sono categorizzate come croniche e assorbono la maggior parte dell'attività in quel contesto rispetto alle strutture presenti sul territorio. Qui vedete che la Nord assorbe molto, nel senso che fa molto, perché qua c'è tutta l'attività poliambulatoriale milanese, il Besta è collocato qui, ma perché il Besta non ha solo un'attività nella nostra ATS, ma un'attività a livello regionale e a livello nazionale, per cui è chiaro che ci sia una situazione, ma per capire appunto anche i livelli di sinergia che ci possono essere tra queste due realtà. Stessa cosa, stessa replica rispetto ai soggetti con neoplasia maligna, vedete qua ci sono i numeri, 16.000 persone qua, 76.000 sull'area di Milano città, per cui anche qui numeri importanti, e anche qua vedete che le percentuali appunto dell'area critica aumentano rispetto alla normalità, e qua ci troviamo la stessa situazione, cioè persone che hanno una patologia prevalente di tipo oncologico, ma che hanno bisogno di assistenza generica rispetto alla cardiopatia, alla miocardiopatia, allo scompenso, al diabete o all'AVPCO. Per cui vuol dire che comunque tutta l'attività specialistica deve essere supportata da un'attività poi di specialista di alto livello, che viene anche svolta da ospedali, tra virgolette, generalisti. E anche qui un dato interessante, questo è il dato dei tumori che si può replicare come criterio col BESTA, perché chiaramente le persone che accedono ai tumori, all'istituto dei tumori, non sono solo residenti in ATS Città di Milano, ma provengono da tante realtà, e vedete qui invece il dato del Nord Milano. Tutto questo un po', scusate anche la fretta, ma volevo dare anche spazio agli altri per dire alcune cose. Innanzitutto il tema della gestione della cronicità è prioritario, nel senso non è prioritario solo perché la regione lo dice, ma perché lo chiedono i cittadini, perché quelle persone che avete visto come numeri hanno tutta una storia di famiglie, hanno tutta una storia di vissuto che deve essere appunto risolto rispetto a un'offerta di servizi che c'è, ma che deve essere organizzato meglio. Le patologie neoplastiche e neurologiche rappresentano una componente importante in termini di cronicità, che può arrivare anche alla fragilità, anche per le patologie presenti, per cui siamo in condizioni di persone che hanno bisogno dello super specialista, perché magari hanno necessità di questo genere, ma hanno anche bisogno del medico in medicina generale, di una rete territoriale che funziona, e anche dell'ospedale generalista sul territorio che risolve, che supporta l'ospedale che fa l'alta specialità. Per cui la Città della Salute dovrà tener conto anche di queste esigenze, e il fatto di essere in un territorio dove comunque esiste già un tessuto, ci sono praticamente strutture pubbliche come la SST Nord, ma ci sono anche strutture private accreditate importanti, che sono anche qua presenti sul territorio, rappresentano il valore aggiunto, perché rappresenta quella sinergia per risolvere le problematiche pluripatologiche che avete visto appunto nelle slide. Per cui la componente specialistica, oncologica e neurologica, che dovrà essere salvaguardata come mission principale di questi istituti, dovrà comunque trovare un tessuto di sinergia importante
rispetto a quello che ci sarà sul territorio, non solo per le persone che sono presenti sul territorio, ma per tutte le persone che accederanno ai due istituti. E poi l'impegno è anche quello di valutare l'impatto sociosanitario e la relativa rete dei servizi, perché poi stiamo andando in un mondo dove è giusto utilizzare l'area ospedaliera, ma sappiamo che dobbiamo spingerci verso il territorio. E qui abbiamo due realtà che non si rivolgono, come ho detto prima, solo alle persone che lavorano, che risiedono in un determinato territorio, che può essere oggi Milano e dopo sarà la norma. Praticamente bisogna capire che le persone che saranno dimesse a questi istituti dovranno trovare dei servizi sul nostro territorio, ma anche sugli altri territori, in modo da accompagnarli e fare in modo che la risposta sia lì e che si rivolgeranno poi all'istituto quando appunto ci sarà la necessità. Per cui, secondo questa analisi molto rapida, ci sono tutti gli elementi, sia specialistici che generalistici, che sono presenti sul territorio per lavorare, per costruire in questi anni una rete di servizi che vada incontro alle esigenze di questi particolari tipi di pazienti. Vi ringrazio. Grazie dottor Bosio, lei ci ha seguito sempre con attenzione, diciamo che speriamo di proseguire insieme per mantenere questo impegno e questo lavoro. Doveva parlare a questo punto il dottor Enzo Lucchini, che è presidente dell'Istituto Nazionale dei Tumori, che però stamattina mi ha telefonato dicendo che purtroppo per ragioni di salute non poteva essere presente, però ha delegato il dottor Caraceni, Augusto Caraceni, che comunque era previsto oggi tra coloro che dovevano intervenire nel nostro convegno, a rappresentarlo e a rappresentare l'istituto. E ci ha invitato anche ad accogliere la testimonianza della dottoressa Marina Garassino, a cui poi successivamente nella seconda parte daremo la parola, che segue, diciamo, è responsabile dell'oncologia toraco-polmonare e segue un particolare servizio legato appunto ai tumori al polmone, con un'attività che si lega al territorio. Quindi facciamo i nostri auguri al dottor Enzo Lucchini e do la parola al dottor Augusto Caraceni. Grazie Fiorenza per la parola. Grazie al Sindaco che ci ospita sempre nelle attività del Comitato Scientifico e buongiorno. Il dottor Enzo Lucchini, che mi prega di scusarsi per l'impedimento che gli ha impedito di partecipare a questa riunione, alla quale mi ha detto assolutamente ieri in modo molto, direi anche enfatico, che l'Istituto dei Tumori c'è e che naturalmente è stata proprio una necessità imprevista. Mi ha chiesto di leggere una breve introduzione che avrebbe fatto di persona, per cui ve la porgo come l'ho ricevuta a nome del dottor Lucchini. L'attuale orientamento in campo oncologico e in questo Istituto Nazionale dei Tumori ha come sempre precorso i tempi e si trova in perfetto allineamento con la legge regionale Lombarda 23 di evoluzione del Servizio Sanitario Regionale. Ed è quello di garantire un'adeguata presa in carico dei pazienti attraverso equipe multidisciplinari, la personalizzazione del percorso di cura, ora si parla di strategia di cura, e la gestione proattiva dello stesso, anche avvalendosi della figura del case manager e del coinvolgimento coordinato dei medici di medicina generale. Iniziative che sono simili, aggiungo, mi permetto di dire, a quello che la dottoressa Garassino farà vedere nel suo intervento. La presa in carico globale, che include anche la famiglia del paziente e la figura del caregiver, presuppone la capacità di soddisfare nuovi e complessi bisogni quali solo un nuovo approccio culturale, perlomeno il passaggio da una medicina di attesa a una di iniziativa, nuovi standard strutturali e innovative architetture gestionali possono assicurare. Tutto ciò identifica la nascente città della salute e della ricerca come una opportunità da non mancare. Quindi si scusa e delega me a rappresentarlo in questa occasione. Grazie. Posso proseguire con la relazione mia? Oppure preferisci che il tema che il dottor Augusto Caraceni tratta è direttore della struttura complessa di cure palliative, dolore e riabilitazione dell'Istituto Tumori.
il tema è cura del dolore, quale continuità assistenziale. Prego. Bene, diciamo che mi trovo abbastanza sorpreso perché dovendo sostituire il Presidente e naturalmente sono del tutto inadeguato a questo, stavo pensando che avrei potuto anche firmare qualche delibera a favore della mia struttura, ma adesso questo pensiero delirante mi lascia e vado nella mia funzione. E di presentarvi cosa può essere di rilievo tra l'attività che io rappresento all'interno dell'istituto, quindi delle cure palliative, della riabilitazione, della terapia del dolore, rispetto alla continuità assistenziale, rispetto al ruolo di un IRCCS e al fatto che l'IRCCS, che ha quindi delle funzioni sia nazionali che di ricerca ben codificate, si trasferisca qui a Sesto. Spero di riuscire a toccare questi temi nella breve presentazione che ho preparato in una maniera un po' qualitativa, si poteva affrontarla anche da un punto di vista più quantitativo, però mi sembrava adeguato cercare di incontrare voi, che penso rappresentate un po' la società in generale e anche gli interlocutori istituzionali che qui a Sesto si incontrano con questa realtà, per creare un'apertura, un dialogo e una qualificazione dei nostri rapporti. Ecco, questo è un po' quello che il mio punto di vista come diciamo operatore di cure palliative riversa, ma non sostenuto soltanto da me, rispetto alla tematica del controllo del cancro, della lotta al cancro. Cioè di come deve esistere un equilibrio tra l'attenzione alla gestione, agli interventi che sono rivolti alla sopravvivenza, alla cura, alla prevenzione, alla guarigione, e quelli che sono rivolti alla gestione, al miglioramento della qualità della vita, con una area di servizi e di interventi che si confrontano con questa e non o rispetto all'altro settore. Per quanto riguarda l'istituto, io sto discutendo anche all'interno della nostra istituzione, ma spesso mi è sembrato ragionevole pensare che un'istituzione di ricerca e cura naturalmente si occupi in modo uguale e con risorse altrettanto importanti a ciò che appartiene alla prevenzione, al curare, al prendersi cura. Questo lo vedremo un attimo più in dettaglio in un secondo. Tenendo conto anche del fatto che tutte queste aree hanno all'interno del nostro istituto, come anche all'interno dell'Istituto Vesta, competenze, capacità di ricerca, capacità di professionalità che spaziano esattamente a tutto lo spettro di queste azioni e le possono condurre a livelli di natura scientifica, ma anche ad altri livelli che vorrei condividere con voi ora. Se va avanti però. No. Andiamo con la mano, se no. Quindi, perché il dolore? Il dolore naturalmente all'interno di quell'area di qualità è molto importante. Il dolore ha diversi livelli di valutazione e di approfondimento che sono importanti da prendere in considerazione. Questa è una esemplificazione del nostro contenuto disciplinare. Le cure palliative si rivolgono e si fondano sulla soggettività del paziente, sulla valorizzazione del dato soggettivo, sulla valorizzazione della qualità della vita di cui solo il paziente può essere interprete. Nascono negli anni 60, quella signora lì in alto a destra, di cui si vedono le parole che voi potete leggere con calma a sinistra, raccolte dalla fondatrice degli hospice, la dottoressa Saunders, negli anni 60, quella signora lì descrive la sua situazione da un punto di vista clinico. La raccolta da parte dell'operatore delle cure palliative di questa testimonianza ha fatto fondare il concetto di hospice, dove la signora è ricoverata. La signora si trova in un hospice, la signora dice che ha dolore, ma tutto in me sembra essere sbagliato, avrei potuto piangere, si rammarica della condizione in cui si trovano i suoi familiari a causa della sua malattia e delle sue condizioni fisiche, ma anche psicologiche. Tutto sembrava essere contro di lei, tutto il mondo contro di lei, nessuno che mi potesse capire. Ma infine è così bello cominciare a sentirsi di nuovo al sicuro, perché è in hospice. Quindi l'hospice ribalta questa prospettiva assolutamente incomprensibile, se non la si guarda nel profondo, di come al termine della vita, in condizioni di inguaribilità, uno ritrovi la sicurezza attraverso un intervento terapeutico, un intervento organizzato. D'altra parte, l'individualità e la sensibilità al dolore, governata anche da aspetti scientifici e importanti da un punto di vista della ricerca che noi possiamo portare al letto del paziente, così come dimostrato da questa rappresentazione cristallografica di un recettore alla morfina,
una rappresentazione di una rivista scientifica importantissima, recentissima, che ci aiuta a spiegare la difficoltà a cogliere alcune variazioni individuali nella risposta alla morfina nei nostri pazienti. Quindi questo spettro che va dalla condizione più olistica dell'assistenza, il dolore totale della signora Inson, che è fisico, psicologico, sociale e spirituale e che va fatto oggetto di scienza e di ricerca all'IRCCS e nella ricerca, nella codificazione dei servizi di cure palliative, perché devono strutturarsi intorno a questi principi, devono fare ricerca, scienza e formazione su questi principi, deve però anche essere in grado di dialogare con la scienza e con la ricerca di base per fare quella ricerca che ci permetterà di trovare trattamenti migliori anche per spiegare differenze nel dolore, differenze nella risposta che anche la signora Inson poteva avere alla morfina per sentirsi veramente al sicuro laddove questa morfina viene utilizzata adeguatamente per controllare il suo dolore. Il percorso di cura e quindi la continuità assistenziale è oggetto della ricerca all'interno degli istituti di ricerca, non è soltanto la componente recettoriale della risposta farmacologica, non solo l'epidemiologia, non solo il trial clinico. Questo percorso di cura è stato messo a punto per un'iniziativa della Commissione europea, all'interno della quale abbiamo partecipato anche noi, e vedete che struttura il passaggio di un paziente all'interno del percorso clinico del tumore alla mammella in 6 fasi distinte, alle quali appartengono queste modalità di natura sia clinica che organizzativa che di intervento a diverse aree. Io ho evidenziato laddove il dolore e il controllo dei sintomi possono avere un impatto specifico, ma all'interno di quel percorso ci sono gli spazi per fare ricerca, per approfondire le modalità che devono riempire quelle scatole che sono vuote, dei trattamenti più propati, delle linee guida, delle modalità con cui interfacciarsi con le varie strutture del territorio e della acuzie, e per poi chiedere però gli strumenti all'organizzazione sanitaria, a chi gestisce le istituzioni, la regione in particolare, l'ATS, a strutturare i servizi in maniera che questo sia fattibile. Questo però serve a qualificare per il cittadino e per il paziente che da un luogo che si qualifica per la gestione di questa patologia deve chiedere tutto questo percorso, l'integrazione di tutto questo percorso, non venire mai abbandonato in nessuno dei passaggi di questo percorso. A questo ha contribuito anche un istituto, un'innovazione importante che voglio additare, l'istituzione di questo Dipartimento di Reclinica Terca e di Supporto, che vedete che contiene all'interno di sé le componenti che si rivolgono a delle complicazioni, a delle tematiche che possono essere acute e hanno bisogno di una gestione per le complicazioni che riguardano il paziente dal punto di vista della vita, eventualmente della capacità di recupero, ma sull'altro lato anche tutti quegli interventi che appartengono all'area, diciamo, del supporto, della qualità della vita, sia questo riguardi la gestione cronica di problematiche che vengono nel follow-up del paziente, che avvengono a causa di conseguenze del trattamento, di sintomi che non si risolvono, quindi di cronicità, di convivenza con la malattia e con la guarigione dalla malattia, siano essi sintomi fisici o psicologici di natura di coping con la condizione di ex malato di tumore, siano essi collegati invece alla patologia attiva e eventualmente evolutiva verso la fase terminale. Quindi questa è anche una modalità con cui l'Istituto ha risposto a questa necessità. Questo è quello che in Istituto offriamo dal punto di vista del percorso e della continuità assistenziale in pratica perché c'è un livello verdino che è quello più ospedaliero della competenza oncologica più sofisticata, della degenza in oncologia, dell'ambulatorio oncologico, del de hospital oncologico che si interfaccia con la consulenza di cure palliative quando necessario. In rosso gli interventi di cure palliative che stanno in mezzo e che fanno un po' da ponte tra la parte ospedaliera anche di cura palliativa ambulatoriale dove necessario, ma anche con la parte territoriale dove dobbiamo comunque classificare il nostro hospice. L'hospice ospedaliero è comunque una struttura che ormai viene considerata avere un valore territoriale, quindi siamo in un non luogo, è abbastanza divertente anche come possibilità perché siamo dentro l'ospedale ma siamo nel territorio perché siamo un hospice. Ma comunque, parte delle battute, c'è una relazione biunivoca che ci porta poi a interfacciare quei servizi con quelli territoriali della medicina generale, della rete degli hospice di Milano ma anche oltre, perché i nostri pazienti vengono anche da fuori Milano, in Lombardia, così come addirittura da fuori Lombardia, da altre regioni, per cui dobbiamo essere in grado di gestire questa continuità addirittura
geograficamente a distanza a volte, e con la rete domiciliare, anche quando non operata da noi, evidentemente, sia all'interno della città che fuori della città. Cure palliative e terapia del dolore, perché ricerca cura? Questo è tutto quello che si può declinare. Perché un RCCS aggiunge qualcosa? Perché può rivolgersi verso le istituzioni e verso l'erogazione dei servizi a tutti i livelli che sono lì messi in lista, può rispondere alla necessità di cura, ma deve operare nella ricerca, deve operare nella formazione universitaria. Questo polo di Città della Salute ha delle importanti collaborazioni con l'università e speriamo diventino foriere di importanti capacità operative anche in questo campo. E in fondo questo, cultura e comunicazione con la popolazione, con quale vorrò concludere tra pochissimo, con qualche altra diapositiva, perché è uno dei motivi per cui ho pensato che fosse opportuno dialogare, perché è un'attività che giunge in un territorio, che giunge di fronte a un nuovo panorama di persone che vivranno intorno, che saranno utenti, ma anche residenti prossimi di una realtà che ha da dire delle cose e alla quale è interessante che anche la comunità cittadina possa dire delle cose. Le recenti disposizioni della Regione Lombardia ci permettono di operare all'interno di reti di continuità assistenziale. La rete di continuità assistenziale per le cure palliative esiste ed è normata dalla deliberazione 5918. L'altra deliberazione riguarda la presa in carico pazienti cronici e fragili. La componente che le cure palliative potranno giocare sul cronico fragile è una componente specifica, di nicchia a mio modo di vedere. Non penso che risponderà ai bisogni di fragilità che il dottor Bosi ha fatto vedere così, in modo così preciso da un punto di vista quantitativo. Sistema che le persone che possono avere un bisogno di cure palliative su un territorio sia l'1% della popolazione, secondo alcuni. Però questa epidemiologia è un po' debole. Quindi siamo qui su 86.000 abitanti, ho visto, mi pare. 860 dovrebbero essere coloro che oggi hanno bisogno di cure palliative nel territorio di Sesto. Bisogna vedere se questo corrisponde in realtà, bisogna vedere come può incontrare questo. Certamente non è la fragilità, è molto più ampia, e la quantità di servizi che le cure palliative possono erogare sono diversi, ma sono servizi diversi, sono anche servizi che intercettano un momento cruciale della vita delle persone, lo devono intercettare più precocemente, perché non equivale cura palliativa a cura degli ultimi giorni. Ci sono delle strategie di intervento che hanno bisogno di essere coltivate e studiate, è il nostro un luogo dove possono essere studiate, ma ci vogliono le risorse poi per implementarle. Soprattutto a livello ospedaliero, dove francamente il contenuto di cure palliative è ancora insufficiente. E quindi noi sicuramente possiamo dimostrare che un RCCS che arriva in questo territorio fa assistenza e dialoga con le persone che qui saranno utenti di questo luogo, fa ricerca e si occupa della pratica clinica in un circuito, chiamiamolo virtuoso, ma comunque un circuito che non si può spezzare, non si può fare la ricerca senza l'assistenza, non si può fare un'assistenza buona senza una capacità di sviluppare adeguatamente la ricerca, soprattutto col fine di migliorare infine e di informare la pratica clinica, con una mission quindi che può anche essere leggermente diversa, o senz'altro è diversa, da quella degli altri ospedali che non sono strutture dedicate alla ricerca. E infine, perché non aprirci alla popolazione per quanto riguarda le cure palliative? Le cure palliative in Inghilterra, vi ho fatto vedere la signora Inson, anni 61, siamo nel 2017, il St. Christopher Hospice, dove ha iniziato a lavorare la Cicely Saunders, che ci ha descritto così bene la signora Inson, negli anni 60, esiste ancora nel 2017, ha delle attività che si rivolgono alla popolazione. Ci sono delle attività del Day Center e del Anniversary Center, chiamato Anniversary perché quest'anno, 2017, è il centenario della nascita di Cicely Saunders, e abbiamo concerti che vengono prestati alla popolazione a Londra, vi dico Londra perché si è a Londra, abbiamo il coro della comunità che entra in hospice e fa le sue attività, come molte e molte altre attività. La cultura di conoscenza che è necessaria per poter anche comprendere meglio ciò che la società espelle, cioè ciò che la società rifiuta, che è la negatività della malattia inguaribile e l'ineludibilità in alcuni casi del nostro processo verso il morire, che in modo abbastanza ovvio possiamo tutti capire che ci riguarderà comunque, più tardi possibile, ma soltanto riguarda tutti, è una delle funzioni che le cure palliative possono esercitare. È una delle motivazioni per cui penso sia bello poter venire qui a Sesto e cambiare anche la nostra prospettiva di centro cittadino, dove la comunità forse non esiste più.
e invece aprirci a qualche cosa di nuovo e di interattivo anche a livello culturale, accogliendo da tutto il mondo sia scienziati che ricercatori, sia i cittadini del luogo. Là sulla sinistra l'ultimo è il momento musicale che noi in questo momento offriamo in hospice mensilmente ai nostri utenti e anche ai nostri visitatori, come stavo dicendo lì, oggi a Milano e domani a Sesto con voi. Grazie. Grazie per questa, diciamo, relazione. Io devo dire che quando sento parlare di cure palliative del dolore ricordo tutta l'esperienza fatta in Senato quando abbiamo discusso una legge che poi è stata approvata e che purtroppo non è ancora, diciamo, applicata per quelle che sono tutte le sue parti, diciamo, più importanti e significative. Quindi tutto quello che viene fatto in questa direzione molte volte cammina molto sulle gambe di chi opera in questi settori. E andremo avanti, nonostante, diciamo, il programma preveda adesso un'altra relazione, però con le testimonianze degli istituti, quindi io darei la parola al dottor Fabrizio Tagliavini, che è direttore scientifico dell'Istituto Neurologico BESTA e che ci porterà la sua testimonianza sull'attività dell'Istituto e del progetto sulle demenze. Grazie dell'invito a questa giornata importante. Io non ho diapositive da mostrare e quello che vorrei dire è che sposo completamente quello che è stato detto da Caraceni, mutatis mutandis, le problematiche sono molto simili. Noi siamo un IRCS, la nostra funzione è quella di sviluppare ricerca centrata sul paziente, finalizzata alla prevenzione, alla diagnosi precoce, allo sviluppo di terapie innovative e ovviamente poi alla presa in carico del paziente. Quest'ultimo aspetto devo dire che nel passato non era molto, come dire, enfatizzato nel nostro istituto, ma certamente da molti anni a questa parte è diventato un aspetto centrale. Un aspetto centrale perché molte delle malattie neurologiche sono malattie degenerative, sono malattie croniche che aumentano progressivamente perché sono spesso associate all'invecchiamento, la popolazione sta invecchiando e la portata di queste malattie è tale per cui è necessario anche sviluppare dei nuovi modelli assistenziali di presa in carico. Gli IRCS non fanno soltanto una ricerca di tipo biologico, una ricerca clinica, sviluppano anche una ricerca su nuovi modelli assistenziali. E da questo punto di vista poi ci sarà un esempio che verrà portato dalla dottoressa Filippini su una nostra esperienza su una delle patologie degenerative più comuni che affligge la popolazione mondiale, che è la malattia di Alzheimer. I numeri che ho io per la verità sono un po' diversi da quelli che ho visto prima mostrati, perché a me risulta che in Lombardia ci sono 80.000 pazienti affetti da demenza, che nella città di Milano soltanto sono circa 25.000, è la malattia degenerativa più comune. I costi per ciascun paziente sono circa 70.000 euro l'anno, di questi il 23% sono costi diretti, per lo più legati a assistenza informale, ma poi il 73% sono costi indiretti, quindi sono costi anche sociali. E questo tradotto in cifre significa che sono 5,6 miliardi di euro all'anno per la gestione delle demenze in Lombardia. Voi capite che queste cifre sono cifre sostanzialmente insostenibili, ed è insostenibile una gestione del paziente che non sia costruita su una rete. Ed è questo che noi stiamo cercando di fare. Una rete che vede come elemento centrale il medico di medicina generale,
per come dire, andare verso specialisti di primo o secondo livello, non tanto come dire, definiti sulla base della loro qualità, ma della funzione che hanno nel percorso, e poi ci sono tutte le strutture territoriali. Se la rete funziona, la cosa è sostenibile, se la rete non funziona, la cosa non può essere sostenibile. Il carico di queste malattie per il paziente, questi pazienti, è tremendo, ma è molto, è ancora più tremendo, se volete, per le famiglie e per la società. E quindi quello che noi stiamo cercando di fare, appunto, è di sviluppare un modello, e lo stiamo facendo in stretta collaborazione, per la verità, con Regione Lombardia, SST, eccetera. Questo modello di cui parleremo è un modello sulla malattia di Alzheimer, ma questo avviene anche per altre patologie croniche come dico, sono patologie che aumentano, stanno aumentando, insomma una sorta, in alcuni casi viene definita di epidemia, a cui noi dobbiamo reagire organizzandoci nel migliore dei modi. Questa è la mia piccola introduzione. Vorrei che la dottoressa Filippini, che da molti anni lavora sul modello di Alzheimer, facesse qualche riflessione su quali sono le nostre, come dire, conclusioni temporanee sulle esperienze che... Chiaramente tutto questo, come dire, troverà una sua collocazione importante in questa nuova sede. E vorrei allacciarmi anche a alcune, diciamo, considerazioni. Prima, le persone anziane sono persone che hanno multipatologie, e uno degli errori normali che si fa è che ci siano, come dire, diversi specialisti che intervengano in modo non coordinato, come se la persona umana fosse fatta di pezzi. La persona umana è una, quindi, per esempio, noi abbiamo assolutamente bisogno di ospedali più generalisti, in cui il geriatra, il cardiologo, tutti gli specialisti possano collaborare con noi. Nell'attuale sede, per esempio, noi abbiamo dei consultant, delle persone convenzionate, ma io vorrei che ci fosse in realtà un ospedale di riferimento che potesse rispondere a queste esigenze. Un'altra cosa che ha detto il dottor Caraceni, che è molto importante, è poi il concetto di informazione e formazione. Questo, come dire, è fondamentale anche per usare al meglio e non abusare dei servizi che gli IRCS e le strutture generali legate alla salute offrono. Tutti devono fare la loro parte, ci devono essere interlocutori per diversi step, diversi aspetti, che devono essere chiaramente coordinati fra di loro, ma l'informazione della popolazione su come si devono utilizzare al meglio i servizi è un aspetto molto importante. Altrimenti si rischia, appunto, un abuso, si rischia quindi una disfunzione dei servizi, che è esattamente quello che noi non vogliamo. Vi passo allora la dottoressa Filippini. Sì, grazie. Grazie, anch'io non ho slide, perché porto alcune riflessioni su un'esperienza che praticamente sto facendo da circa 8 anni. Direi che il tema della continuità assistenziale della cronicità è quanto mai tempestivo. Viene, diciamo, tempestivamente in accordo al Piano Nazionale Cronicità, e soprattutto viene in relazione alle delibere regionali di quest'anno sul piano cronicità, sulla presa in carico della cronicità. Sicuramente le malattie neurodegenerative, Alzheimer, demenze, Parkinson, sono malattie importanti dal punto di vista della frequenza, perché sì, vanno benissimo i numeri, ma noi qui stiamo parlando di malattie che sono le demenze, che sono persone anziane, spesso e volentieri sole o con coniuge solo, e molte di queste persone vengono perse, non vengono tracciate dai flussi informativi della regione, purtroppo. Quindi, perché non accedono ai servizi, perché vengono perse dai servizi sanitari. Questo è il problema grosso. Quindi
questi numeri vanno presi con molta cautela. Comunque, insomma, noi sappiamo che in Italia ci sono più di 1 milione di persone con demenza, più di 3 milioni di familiari coinvolti, e questi sono i dati recenti del Censis. Io porto alcune riflessioni che derivano da un progetto di continuità assistenziale e di assistenza integrata che nasce nel 2009, nasce dopo un decreto regionale di riordino della rete dei servizi per le demenze, e nasce per approvazione e volontà del BEST, e in modo particolare del dottor Tagliavini, e nasce grazie a una forte collaborazione di Exas Milano e dei suoi distretti. Viene realizzato naturalmente grazie solo a dei finanziamenti di ricerca assegnati al BEST dal Ministero Salute e dalla Regione Lombardia, ed è un progetto che appunto viene 9 anni fa, ma il cuore di questo progetto, che ha mosso tutti quelli che ci hanno lavorato, era proprio quello di creare nella vera pratica e nel mondo reale un'assistenza continuativa integrata tra medici di medicina generale, ospedale, territorio. Questo progetto è stato fatto e a mio parere ha avuto un grosso successo, e mi auguro che molte delle esperienze, delle riflessioni e dei dati che sono stati acquisiti servano, diciamo, alla prossima Città della Salute e della Scienza. Ha avuto successo anche perché in aprile il Presidente della Regione e il Direttore di ATS, Direttore Generale di Guarda e il Presidente del BEST hanno firmato un accordo per estendere questo modello di assistenza a tutta l'ATS e forse anche poi a tutta la Regione. Questo modello ha coinvolto 250 medici di famiglia, grazie anche all'intervento del governo clinico di Exas Milano, che per ben 2 anni ha approvato questo progetto. Ha coinvolto 22 ambulatori geriatrici e neurologici, che sono praticamente adesso gli ambulatori di ASST Nord Milano. Ha coinvolto 10 ex unità di valutazione Alzheimer, che oggi si chiamano Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze, CDCD, così come vengono definiti dal Piano Nazionale Demenze. Ha coinvolto 3 grandi strutture, che sono il Trivulzio, che sono il Golgi Redaeddi, che sono Palazzolo, che sono strutture dedicate all'assistenza delle fasi avanzate della demenza. Il tema è complessissimo, per cui è veramente impossibile affrontarlo. È complesso perché appunto va dall'esordio delle prime sintomatologie fino al palliativo, anche per le persone con demenza. Quindi è un tema estremamente complesso, un tema che coinvolge tutti, coinvolge i medici di medicina generale, coinvolge gli ospedali, coinvolge il territorio, coinvolge i servizi sociosanitari, coinvolge i cittadini, che in base alle recenti delibere regionali dovranno scegliere il modello che più pensano di, e questo è un po' difficile. Qui appunto il discorso è che riprendo anch'io il discorso dell'informazione che prenderò alla fine. Beh, insomma, in questo progetto sono stati sostanzialmente seguiti in modo coordinato più di 4.000 pazienti di Exas Milano con decadimento cognitivo o demenza. Sono stati seguiti in modo integrato dai medici di medicina generale e dagli specialisti per quei pazienti che sono andati allo specialista. E questa cosa, attraverso riunioni eccetera, ha fatto capire che si può lavorare insieme, si può lavorare insieme, come se si può lavorare insieme. Si può lavorare insieme e si può veramente creare una rete che funziona. In questo progetto noi abbiamo fatto numerosi corsi di formazione per i medici di medicina generale, li abbiamo anche invitati, cosa che poi ha avuto pure successo con quei medici 250, ad utilizzare un mini mental, che è un piccolo test, breve test di 5 minuti,
Perché? Perché chiaramente il medico di medicina generale in una situazione complessa come questa, le demenze, si trova all'inizio molto smarrito. Il fatto di aver avuto formazione e di aver imparato a usare uno strumento che lo aiuta a decidere meglio se questo paziente, questa persona deve andare o non deve andare dallo specialista, insomma che lo aiuta nella sua decisione di percorso. E questo progetto ha anche messo in piedi, sempre grazie ai finanziamenti, un sistema informativo online che permetteva ai medici di medicina generale e allo specialista di condividere le cartelle dei loro pazienti e di scambiarsi le informazioni. Quindi diciamo un qualcosa che comunque mi pare che stia andando anche nella direzione che Regione Lombardia sta prendendo, con tutte le difficoltà che ci sono, ma sta prendendo. Ora, io volevo solo puntare una riflessione, perché tenuto conto del contesto e quindi dovendo parlare di una città della salute e della scienza che vede appunto coinvolti IRCCS, università, grandi ospedali, come l'ospedale di Sesto San Giovanni, io ho una riflessione. La riflessione che ho fatto, ci sono molte criticità in un percorso di continuità assistenziale per i cronici. Io vorrei solo segnalare una cosa, il punto di partenza. Per le demenze la parola è diagnosi tempestiva, diagnosi precoce. Organizzazione Mondiale della Sanità, Piano Nazionale Demenze, tutte le associazioni del volontariato del mondo sottolineano la criticità del ritardo nella diagnosi della demenza. E questo ritardo ha moltissime ragioni, e ad esempio una delle ragioni è che i medici di medicina generale tendono a dire che con le demenze è inutile andare troppo avanti, perché intanto non c'è nulla da fare, non ci sono terapie. C'è un atteggiamento molto critico nei riguardi del percorso specialistico, che poi naturalmente lavorando insieme cambia. La diagnosi tempestiva, cos'è la diagnosi tempestiva? Non è lo screening, la diagnosi tempestiva è fare diagnosi nel momento in cui la persona va dal suo medico di famiglia, perché è lì che è il primo momento in cui ci si gioca tutto, e quindi in quel momento decidere qual è il percorso, deciderlo in modo il più corretto possibile. È qui che ci si gioca tutto. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire formazione della medicina di base, e quindi vuol dire un coinvolgimento dell'università. Voi avrete letto, avrete sentito in televisione che la medicina generale oggi in Italia è in crisi, nel senso che sempre meno i giovani medici che si stanno laureando scelgono la specialistica della medicina generale. Ne ha parlato la televisione, ne ha parlato i giornali, ci sono tutta una serie di informazioni in questo senso. E invece, e questo è veramente un grossissimo pericolo, perché la cronicità ha bisogno della medicina generale, soprattutto al punto d'inizio, per una diagnosi precoce e corretta. Perché se ci sarà possibilità di intervenire efficacemente, per se non altro rallentare il decorso, è soltanto intervenendo precocemente. E faccio subito la seconda riflessione, mi rivolgo a questo punto agli IRCCS, all'università. Il secondo punto è, e mi ricordo in modo particolare a Tagliavini e all'Istituto Neurologico Vesta e all'Università Bicocca, c'è bisogno di arrivare a definire in modo molto preciso quali sono i marcatori che hanno superato la prova dell'accuratezza vera. Sto parlando degli esami di imaging, sto parlando degli esami di curali, sto parlando di tutta questa grande diagnostica di alta tecnologia. C'è bisogno che si definisca bene quali sono gli esami che sono necessari e che devono passare dalla ricerca alla pratica clinica, perché c'è bisogno di una diagnosi precoce, e quindi diagnosi precoce tira dietro immediatamente la necessità di farmaci efficaci, quindi ancora una volta di ricerca su farmaci efficaci
in fase molto precoce. Tenete presente che oggi una persona che ha l'inizio di un possibile decadimento cognitivo, di una possibile demenza, ho finito, e che non può essere diagnosticata come demenza, perché non ha i requisiti clinici sufficienti, non entra nel piano della cronicità della regione, non ha trattamenti a disposizione. Quindi su queste cose c'è bisogno di molta ricerca. Ultima riflessione, che riprende anche le riflessioni del professor Caraceni e del professor Tagliavini: l'informazione. Un piano di cronicità, se vuole non fallire, deve avere dei cittadini informati ed educati. Qui stiamo parlando di persone anziane, quindi internet probabilmente non è lo strumento più adeguato. Qui ancora una volta mi rivolgo all'università e all'IRCH, perché i modelli di informazione e gli strumenti più adeguati per informare in modo corretto i cittadini non è che siano proprio così evidenti. C'è bisogno di ricerca anche su questo. Quali sono i modelli informativi che funzionano al meglio? Ecco, quindi voglio dire, se noi affrontiamo il problema della, diciamo, della cronicità e del piano assistenziale, ci sono tantissimi problemi, ma la ricerca è coinvolta tantissimo, proprio per una ricaduta importante sull'attività clinica reale e quotidiana. Grazie. Allora ringrazio il professor Tagliavini, che tra l'altro insieme al professor Augusto Caraceni è componente del nostro comitato scientifico, e la dottoressa Filippini, perché è stata così cortese non solo di essere presente oggi e di illustrarci questo progetto che già vive da tempo, ma è venuta anche a una riunione del nostro comitato scientifico a illustrarci naturalmente nei dettagli questa esperienza. Quindi un grazie anche a lei e soprattutto anche per l'incitamento che ci ha dato, che cogliamo con grande attenzione, cioè un piano di cronicità ha bisogno di un'informazione da parte dei cittadini che sia corretta, che sia ampia, e su questo lei giustamente diceva va fatta una ricerca, perché evidentemente bisogna scoprire non solo i mezzi ma anche il linguaggio per usare, perché stiamo parlando di questioni estremamente complesse che non arrivano così facilmente alle persone. Quindi grazie per questi stimoli. Ora la parola al dottor Fulvio Dinolfi, che è direttore generale della SST del Nord Milano, di cui fa parte anche l'ospedale di Sesto e i Bassini. Buongiorno a tutti voi, grazie senatrice Bassoli e anche sindaco Chittò per aver organizzato questo evento e per averci invitato. Ok, io vorrei dare un taglio molto pratico al mio intervento. Abbiamo sentito i dati, abbiamo visto i dati interessantissimi che ha presentato il dottor Bosio della TS, e da questi dati, tra le altre cose, avete visto che gli ospedali di Sesto e l'ospedale Bassini di Cinisello sono ospedali molto radicati nel territorio, sono un riferimento importante per la popolazione, e c'è anche, devo dire, una corrispondenza biunivoca, nel senso che ho notato spesse volte, ho sempre conferma di questo, che anche chi ci lavora all'interno dell'ospedale ha un senso di appartenenza che va al di là di quello che è il proprio dovere. Quindi sono ospedali molto radicati, ospedali del territorio del Nord Milano, ma l'azienda Nord Milano è un'azienda particolare, perché non è così grande come altre aziende in Milano o anche fuori Milano, ma è cruciale per l'applicazione di quello che è previsto nella legge 23 sulla cronicità e sulla gestione del paziente al di fuori dell'ospedale, nell'ospedale e al di fuori dell'ospedale. Perché dico questo?
perché siamo radicati nel territorio, ma abbiamo anche la gestione come azienda dei 22 poliambulatori sparsi su tutta la città di Milano. Poliambulatori che stanno sul territorio della città di Milano, poliambulatori che collaborano, ma dovranno farlo ancora di più e ancora meglio con le altre aziende sociosanitarie sul cui territorio questi poliambulatori esistono, e con queste aziende dovremmo tutti assieme portare avanti quello che è previsto nella legge sulla gestione del paziente cronico. È quindi un'azienda che ho l'onore di dirigere e che, come ho detto, ha un aspetto centrale almeno su Milano per quello che verrà fatto, tenendo anche conto che questa sperimentazione, se funziona su Milano e funzionerà su Milano, funzionerà in tutta la regione. E la direzione è quella, la direzione è obbligata, perché non perché lo dice una legge della regione Lombardia, ma perché lo dicono i dati epidemiologici e i dati demografici. Anche le altre regioni dovranno prima o poi incamminarsi su questa strada della gestione della cronicità. Questa particolarità di questa azienda è ben presente anche ai decisori politici. In questa diapositiva rappresenta un numero del nostro notiziario ospedale territorio per un'inaugurazione di qualche mese fa della nuova reparto a Sesto, anche l'assessore al welfare Giulio Gallera in quell'occasione disse che gli ospedali di Sesto e di Bassini e il Bassini avrebbero avuto un ruolo strategico nella città della salute e nella città della ricerca e nell'applicazione delle nuove disposizioni normative. D'altra parte, che questo sia anche il nostro destino è scritto anche in questa mappa, dove vedete che la distanza fra la nuova città della salute, l'ospedale di Bassini e l'ospedale di Sesto è una distanza veramente minima. Ovviamente non è solo una questione geografica, è anche una questione di collaborazione e di sinergie. Questo è il nuovo sistema sociosanitario lombardo, rappresentato graficamente. Lo proietto soltanto non perché lo dobbiate decifrare, ma per dire che la complessità del sistema è notevole. La metto spesso questa diapositiva per dire che non è certo, non siamo sprovveduti e non siamo partiti come Don Chisciotte contro i mulini, ma sappiamo che il percorso che dobbiamo percorrere è arduo, è difficile e chiederà il nostro impegno ai massimi livelli, ma è un percorso ben tracciato, anche oggi molto chiaramente è stato detto, è un percorso che abbiamo individuato e la cui direzione è certa. Quindi nei prossimi anni diventerà operativa la città della salute e della ricerca. Cosa deve fare la SST Nord Milano per collaborare con queste strutture di avanguardia che costituiranno un sistema pubblico integrato di funzioni di eccellenza clinica e scientifica a livello nazionale e internazionale? Cosa dobbiamo fare per essere all'altezza e per le richieste che già arrivano, le abbiamo sentite anche prima da parte dei rappresentanti di questi due IRCCS? Quello che dobbiamo fare e quello che dobbiamo implementare per farci trovare pronti è innanzitutto di partire dai dati e dalla situazione che abbiamo, e quindi quello che qui posso dire, come ho detto in tante altre occasioni, non ci sono in vista né ridimensionamenti né ottimizzazioni, come si chiamano a volte,
per diminuzione, per far diminuire servizi, unità operative o reparti. Gli ospedali di Sesto, l'ospedale Bassini, hanno le loro unità operative, hanno le loro funzioni e tali rimarranno e cercheremo di potenziarle. Partiamo da questi dati di fatto, perché le sinergie le abbiamo già messe in atto negli anni scorsi. Adesso l'azienda Nord Milano è un'azienda snella, è un'azienda media, è un'azienda pronta ad affrontare le sfide che ci aspettano. Diamo qualche dato solo per descrivere quello di cui stiamo parlando. L'azienda ha 551 posti letto e più di 2.000 persone di personale e 350 specialisti ambulatoriali. È l'azienda che in Italia ha il maggior numero di specialisti ambulatoriali che lavorano sia negli ambulatori ospedalieri ma soprattutto nei poliambulatori sparsi su tutta la città. Un bilancio di quasi 200 milioni l'anno. Ecco i numeri del lavoro che stiamo facendo già adesso. I ricoveri, i dati sono del 2016, i ricoveri ordinali sono stati quasi 14.000, 2.600 dei hospital, 568 ricoveri nei due reparti di subacuti che hanno in totale 45 posti letto e 72.000, quasi 73.000 accessi di pronto soccorso con quasi 600.000 prestazioni. Quindi una realtà importante, una realtà pronta a percorrere queste nuove strade che ci aspettano. 880 parti l'anno scorso con l'obiettivo di arrivare a 1.000 parti, perché il territorio, la numerosità, la popolazione ci consente di dire che possiamo tranquillamente portare il punto nascita di Sesto sopra i 1.000 parti stabilmente all'anno. E guardate l'ultimo dato, 3.430.000 prestazioni ambulatoriali, sia negli ospedali che nei poliambulatori, nel 2016. 305 medici, quasi 900 fra infermieri, tecnici e ostetriche, 233 amministrativi, 1.400 persone, quindi un'azienda importante anche per il territorio. Il comitato dell'accordo di programma già nel 2012 disse che la Città della Salute e della Ricerca realizzerà importanti sinergie con la rete ospedaliera esistente nel quadrante di Nord-Est. E anche in un precedente incontro che si è tenuto nel 2013, se non sbaglio proprio qui, si parlò di questi temi già allora. Per essere pronti bisogna rimanere ad alto livello nelle strutture e nelle apparecchiature. Queste sono le opere finanziate, realizzate o in corso di realizzazione, quindi non teoriche, negli anni 2013-2017 nell'ospedale Bassini e nell'ospedale di Sesto. 20 milioni di euro di finanziamento regionale. All'ospedale Bassini sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione i nuovi reparti di geriatria, urologia e otorino, subacuti, le palestre di riabilitazione, gli ambulatori, abbiamo creato la nuova farmacia, la nuova radiologia, la cui progettazione è in corso, e sempre costantemente un adeguamento tecnologico e l'adeguamento di sicurezza e antincendio. Per Sesto, anche qui, la nuova terapia intensiva, i nuovi reparti di ostetricia e ginecologia con la nuova area parto, con sala cesarei attigua, la chirurgia, i subacuti, la medicina e i due progetti in corso, l'endoscopia e la pediatria. Riqualificheremo la radiologia e anche qui un costante adeguamento tecnologico e antincendio. È notizia recente che abbiamo avuto anche uno stanziamento per quanto riguarda le apparecchiature, per cui per esempio a Sesto sostituiremo l'attac, metteremo un attac di livello superiore a quella che abbiamo attuale e allo stato dell'arte, e nei due ospedali acquisiremo due
mammografi nuovi. Perché dico questo? Perché è già stato accennato prima, il campo della prevenzione e il campo dello screening saranno due campi strategici se vogliamo gestire la cronicità e se vogliamo gestire le esigenze della popolazione sul territorio. Screening e prevenzione. Abbiamo già cominciato a lavorare, abbiamo già dei progetti in atto. La dottoressa Filippini ha ricordato il progetto sulle demenze a cui la Nord Milano e prima come ICP ha partecipato con tutta la sua rete di poliambulatori. Abbiamo una collaborazione in atto anche con, nel campo della, della rete locale di cure palliative, collaborando sia con gli hospice del territorio sia anche con una azienda privata della, una casa di cura privata della, del territorio. Abbiamo costituito il centro servizi aziendale, non è, è un centro separato da quello che è stato costituito per la città di Milano, è un centro servizi che ha già cominciato, grazie al suo personale medico, sociale, ad occuparsi di dimissioni protette. Abbiamo firmato un protocollo con i comuni del territorio del Nord Milano per la dimissione protetta, la cosiddetta area grigia, cioè quell'area del disagio psichiatrico e del disagio legato alle tossicodipendenze, proprio per cercare, come è stato detto, che la diagnosi precoce è importante, ma è importante anche intercettare presto, subito, queste fasce di disagio per poterle indirizzare verso servizi, verso persone che possano aiutarle in questa loro esigenza. La dimissione protetta consentirà, consente già adesso di evitare uno dei problemi più sentiti della popolazione, cioè quello che succede dopo la dimissione, soprattutto per, le, per i pazienti cronici. Non verranno più lasciati a se stessi, ma verrà indicata, verrà percorsa una strada per cui saremo noi, saranno i servizi ad occuparsi delle loro esigenze. Altri progetti già in corso, per dire che il livello da cui partiamo è un livello già importante, la dialisi peritoneale domiciliare, anche qui per cercare di deospedalizzare al massimo. Una nostra OS va al domicilio e opportunamente addestrata, la dialisi il paziente la può fare a casa sua con tutti i vantaggi in casi ovviamente selezionati, seguiti, con tutti i vantaggi che questo comporta. La rete locale delle cure palliative, sapete, abbiamo un hospice con 10 posti letto, abbiamo istituito un gruppo di lavoro sulla presa in carico, sulla continuità assistenziale ed è prossimo il coinvolgimento anche dei medici di medicina generale. Sull'area materno-infantile, come ho detto, l'intenzione dell'azienda è di potenziare notevolmente il nostro punto nascita, la pediatria, la neonatologia. Abbiamo anche qui progetti che riguardano la prevenzione, la diagnosi, l'intervento precoce, per esempio nella depressione perinatale. Inoltre, come vedete, gestione dei casi, in particolare adolescenti, un gruppo intraaziendale anche qui tra consultori familiari e salute mentale, e tenteremo, faremo la cosiddetta revisione della cartella ostetrica, cioè istituiremo una cartella informatica per cui anche i consultori familiari e il reparto potranno vedere il paziente e la sua storia clinica in tempo reale. Ci sarà quindi un'integrazione tra i servizi territoriali e l'ATS Città Metropolitana e gli ospedali in tutti questi ambiti. E così via, potrei portare anche tanti altri esempi. Quello che voglio dire, e ho quasi concluso, è che io ritengo fondamentale la figura del medico di base in questa riforma. Settimana prossima
partiranno a cura dell'ATS degli incontri con i medici di base di tutto il territorio di Milano. Per quanto riguarda il Nord Milano partiremo l'altra settimana. E voglio dire che sarà il tema di un intervento successivo. Noi nel polo ambulatorio di Via Farini abbiamo fatto partire lunedì scorso, quindi è veramente recente, un'esperienza e un modello di collaborazione tra medicina di base, presa in carico del paziente, specialista ambulatoriale, che secondo me è un modello vincente. Ci abbiamo lavorato qualche anno, non è un modello esportabile da un giorno all'altro, perché richiede strutture, richiede modifiche strutturali, richiede tutto un lavoro di preparazione, ma è il modello vincente, è il modello che cercheremo di applicare anche negli altri poliambulatori, anche nel territorio della Nord Milano. Abbiamo questi tre poli, quindi Città della Salute, ho terminato, l'ASST Nord Milano, l'avvio della presa in carico dei pazienti cronici e dei pazienti fragili. E come ho detto, la strada è tracciata, l'obiettivo l'abbiamo ben presente, anche se non ci nascondiamo le difficoltà. Termino ringraziandovi per l'attenzione e richiamando, dato che siamo a Sesto, la festa che c'è stata nel 2011 per i 60 anni, 50 anni dell'ospedale. È stato stampato anche questo testo. Il titolo è un ospedale aperto alla popolazione. Io dico un ospedale, un'azienda aperta alla popolazione, alle esigenze della popolazione e aperta alle sfide che il futuro ci presenta. Grazie. Grazie dottor Adinolfi, perché sappiamo che è sempre attento alle richieste che vengono dal nostro territorio. Naturalmente da parte del territorio c'è una forte collaborazione, ma siamo anche, come lei sa, molto esigenti. E questa collaborazione ci auguriamo continui per il bene del nostro ospedale, dell'ospedale Bassini, ma anche per questo territorio del Nord Milano. Ora io darei la parola a Sara Valmaggi, che è vicepresidente del Consiglio della Regione Lombardia, oltre che cittadina sestese, quindi sempre a noi vicina e anche in momento di raccordo con la realtà del Consiglio regionale, si occupa da sempre di sanità, quindi il suo sostegno, il suo aiuto, la sua presenza è sempre di grande competenza e molto significativo per il lavoro che stiamo svolgendo. Prego. Grazie e buon pomeriggio a tutte e a tutti. Ringrazio Fiorenza Bassoli, stavo riflettendo, guardando la platea, sui tanti meriti che ha avuto l'amministrazione comunale nell'istituire il comitato scientifico in previsione della realizzazione della città della salute. Tra i meriti, credo, del lavoro di Fiorenza Bassoli e degli altri componenti del comitato scientifico c'è la presenza qui di oggi pomeriggio. Sicuramente in sala sono presenti tanti operatori sanitari, ma sono presenti anche e forse soprattutto tanti cittadini e cittadine. Per cui mi piace sottolineare il fatto di come la realizzazione sul nostro territorio della città della ricerca e della salute può essere e deve essere anche un'occasione di divulgazione medico-scientifica, di cui il nostro Paese e la nostra Regione credo abbia tanto bisogno. Per cui la possibilità che è stata data oggi a tanti cittadini e cittadine di sentire le relazioni di medici, professori, dirigenti sanitari del nostro territorio credo che sia una opportunità e un'occasione positiva da sottolineare. Tra le tante che sicuramente ci sono rispetto alla possibilità di realizzazione qui della città della ricerca e della salute. Per arrivare al merito del tema di questo convegno, giustamente dagli interlocutori che mi hanno preceduto è stata richiamata tante volte la nuova legge di riorganizzazione
io la chiamo così, del servizio socio-sanitario regionale. Sono stati richiamati giustamente i principi, che sono, diciamo, i principi che sono, diciamo, sintetizzati nel titolo di questo convegno: la continuità, la necessità di costruire percorsi di continuità della cura e di assistenza e di presa in carico complessiva delle persone. Sono principi su cui ovviamente non si può che concordare, al di là delle diverse posizioni di confronto, e sono i principi, o dovrebbero essere i principi ispiratori di questa legge di riorganizzazione del servizio socio-sanitario regionale. Sono gli stessi principi e le stesse linee di indirizzo che dà anche il livello nazionale. Sono già stati citati alcuni provvedimenti in questo senso, sicuramente i nuovi livelli essenziali di assistenza che richiamano almeno in due articoli il tema del riconoscimento e della garanzia della continuità assistenziale e la necessità di istituire per tutti i cittadini su tutto il livello nazionale in maniera omogenea percorsi assistenziali integrati. Cioè c'è l'impegno a livello nazionale e poi ovviamente anche a livello regionale di costituire, di realizzare dei percorsi di cura che tengano insieme i diversi bisogni, che ovviamente, come si diceva prima, come ricordava prima il professor Tagliavini, una persona anche e soprattutto nel bisogno assoluto di cura e assistenza, per cui nel bisogno assoluto di fragilità, non si può tagliare a pezzettini. Il suo bisogno di cura e assistenza, il suo bisogno di accompagnamento in un percorso di riconoscimento di diritti sociali e il suo bisogno di riconoscimento di diritti di salute devono essere vissuti dalle istituzioni in primo luogo, per cui dal livello nazionale, dal livello regionale e poi dagli operatori sanitari in maniera omnicomprensiva, per portare al successo sia in termini di qualità della cura e di buona salute, intendendo la buona salute come buona complessivamente vita. Per cui costruzione appunto di percorsi e modelli integrati che possano accogliere i diversi bisogni delle persone in uno stato di fragilità e di malattia. Questa necessità e questi bisogni ce li raccontano anche i numeri, che, fatto salvo quella riflessione che io avevo già sentito e che raccolgo, che ci faceva prima la dottoressa Filippini su il sommerso, io porto qui i dati complessivi e macro rispetto al tema della cronicità in Regione Lombardia, che poi sono i dati che, diciamo, ci ha portato Regione Lombardia nelle nuove delibere che pure sono state citate sulla cronicità. Sono macro dati da prendere appunto con quell'attenzione rispetto a quel sommerso di cui si parlava prima. Allora, in Regione Lombardia i pazienti cronici sono poco meno di 3,5 milioni. Di questi circa 1,5 milioni sono persone con particolari problemi e con particolari fragilità cliniche, con demenze severe o gravi disabilità. Prima si diceva, e sono numeri che tenderanno ad aumentare negli anni. Prima si diceva giustamente epidemia, per cui è, diciamo, un dovere delle istituzioni affrontare anche in maniera, diciamo, aggressiva il tema delle cronicità.
Tutte le istituzioni si stanno attrezzando e devono rafforzare questa capacità di intervento anche in maniera subitanea, in fretta, per cui bisogna lavorare bene, lavorare in fretta a tutti i livelli, sia ovviamente a livello regionale che a livello nazionale. Ora, è stata già citata anche questa, Regione Lombardia, per raggiungere il risultato della piena applicazione della legge di riorganizzazione ha approvato due delibere rispetto all'organizzazione di un modello di presa in carico della cronicità di tutte quelle persone stratificate per livello di bisogno croniche in Lombardia. Ovviamente io ho un approccio critico a quell'insieme, a quelle due delibere, seppur riconosco l'esigenza di costruire e di proporre modelli organizzativi che possano rispondere ai bisogni di presa in carico dei pazienti cronici. E qui, diciamo, da rappresentanze, soprattutto da rappresentante territoriale, vorrei che tutte le istituzioni, dall'azienda sociosanitaria territoriale, con la programmazione dell'ATS, a quelle che considero ormai le nostre due, mi permetteranno, le nostre due fondazioni, colgano comunque quelle che io riconosco come delle opportunità che sono inserite in quelle due delibere che appunto rimettono oggettivamente un po' in discussione il servizio sociosanitario regionale così come l'abbiamo conosciuto. Un servizio sociosanitario regionale che oggettivamente è sempre stato in grado di accogliere i bisogni delle persone in stato di fragilità nel momento dell'acuzia, per cui nel momento dell'esplodere della malattia, mentre ha sempre avuto un po' più di difficoltà nella continuità della cura, nel continuare a seguire i pazienti e le persone anche dopo l'episodio acuto. Per cui leggi, delibere che tentano almeno di rivedere questo sistema, di arricchirlo, di essere più efficaci nella risposta, non possono che essere condivise. Perché ho voluto richiamare e mi permetto di richiamare in particolare la nostra azienda sociosanitaria territoriale e le nostre due fondazioni alla, se possibile, buona o migliore applicazione possibile di quella delibera, perché uno dei limiti che io riconosco in quella delibera è il fatto che viene individuato un percorso, cioè si dice per la presa in carico omnicomprensiva del paziente si devono organizzare e strutturare degli enti gestori. Chi possono essere gli enti gestori? Sicuramente le aziende sociosanitarie territoriali, sicuramente i medici di medicina generale, sicuramente il privato accreditato e contrattualizzato ed anche il privato soltanto accreditato, nemmeno contrattualizzato. Allora, io non sono per una guerra tra pubblico e privato. Io credo che però ci debba essere una supremazia del pubblico nell'essere capace, deve essere anche messo in grado di fornire tutti questi servizi integrandosi, ma che ci sia una capacità, diciamo, di programmazione riconosciuta alle aziende pubbliche che poi possono integrarsi con tutta la ricchezza che c'è sul territorio. Per cui io auspico che a partire da qui e non domani o dopodomani, so già le esperienze che sono state raccontate dalle nostre due fondazioni sicuramente vanno in questo senso, già l'azienda sociosanitaria territoriale del Nord Milano possa costruire percorsi e rapporti con Fondazione Besta e Fondazione Tumori per una vera presa in carico dei pazienti cronici sul nostro territorio, avendo consapevolezza poi che Besta e Tumori hanno ovviamente anche a che fare con moltissimi
pazienti che non fanno riferimento al territorio, al nostro territorio, al territorio di Regione Lombardia, ma che vengono da tante altre regioni d'Italia. Allora, quando ho sentito, l'avevo già sentito in comitato scientifico, l'ho risentito oggi, il racconto dell'esperienza che ha portato avanti il BESTA insieme a Niguarda, e sono state citate due storiche, uso il termine storico, case di riposo del comune di Milano, il Golgi Redaelli, ho detto sarebbe interessante portare quella sperimentazione anche sul nostro territorio, costruendo un rapporto tra ATS, ASST e la nostra fondazione, vedo qui davanti in prima fila il presidente, e la nostra fondazione Pelucca, proprio per estendere quel modello ed estenderlo sul nostro territorio. Io credo che possa essere una opportunità importante, anche perché venendo alla particolarità delle due fondazioni su cui si fonda il progetto della città e della ricerca e della salute, noi spesso l'abbiamo ripetuto tante volte anche in questa sala, quando si parla di Fondazione BESTA e Fondazione Tumori sappiamo che non si parla di ospedali, lo ricordava anche il sindaco, si parla di istituti di ricerca e ricovero e cura. Tante volte siamo tornati anche in questa sala sul tema e sull'importanza della ricerca, ma noi sappiamo che è ricerca al letto del paziente, per cui ricerca anche e soprattutto attenta alla particolarità del paziente. Allora, quando il dottor Caraceni diceva, facendo riferimento a un principio che è quello dell'umanizzazione della cura, bisogna avere attenzione al dolore sociale e anche al dolore spirituale delle persone, credo che proprio si ponesse lui stesso l'obiettivo appunto di quella presa in carico complessiva di cui si parla nell'invito a questo incontro. Grazie. Ecco, grazie anche per avere sottolineato che ci sono anche delle criticità e che queste criticità andranno affrontate nel percorso che si snoda dalla legge in poi per quello che riguarda le nuove modalità di continuità di cure assistenziali, soprattutto per i cronici, e che anche dal fin d'ora noi possiamo ribadire la necessità che la rete si allarghi e si realizzi anche sul nostro territorio. Ora, i medici di medicina generale sono più volte stati invocati in queste riunioni. Adesso abbiamo il presidente del Centro Studi Consorzio Sanità, che è uno dei primi medici che ha organizzato la medicina di territorio con una visione aggregativa e cooperativa, e Alberto Aronica, che è anche componente del nostro comitato scientifico, a cui do la parola proprio sul tema continuità assistenziale di cura dall'ospedale al territorio, dalla teoria alla pratica. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, cercherò di stare nei tempi perché almeno cerchiamo di... Ti pregherei tutti di stare nei tempi, scusa Aronica. Allora, Sì, parto da una definizione, perché la continuità assistenziale, cos'è la continuità assistenziale? Cioè, in realtà, molto semplicemente ho preso una delle definizioni che secondo me è più stringata, perché mi permette poi di collegarmi al perché di un certo percorso che un certo gruppo della medicina generale ha fatto. E la continuità assistenziale vuol dire fondamentalmente portare per mano il paziente lungo tutto il suo percorso sanitario, assistenziale. In che modo? Questo ricercatore dice con una coerenza innanzitutto informativa, cioè bisogna che questo paziente abbia una storia che possa essere seguita nel tempo, e questa è già una prima criticità che non è mai stata affrontata completamente. La seconda cosa fondamentale è che i professionisti parlino tra di loro e noi diciamo abbiano una contiguità fisica, perché fino a quando parlano ai convegni e ai congressi è una cosa, quando devono collaborare direttamente c'è un meccanismo di miglioramento della qualità e c'è soprattutto davvero una condivisione professionale che difficilmente altrimenti esiste.
devono sapere essere flessibili, non essere rigidi, per cui hanno soltanto alcuni aspetti. E poi l'assistenza deve essere assicurata nel tempo e soprattutto che cosa? Qui poi vengo al ruolo che noi pensiamo di avere. Devono avere un'alleanza terapeutica, perché anche questo è un aspetto che bisogna cominciare a ragionare, cioè non possiamo dare tutto a tutti. Noi dobbiamo dare il giusto per coloro, quindi il discorso di un percorso assistenziale individuale è fondamentale, e se non c'è un'alleanza col paziente non si riesce a gestire questa cosa. E chi è che deve esserci un riferimento, che in tutto il mondo occidentale è la medicina generale, le cure primarie, c'è un riferimento che ti segue per tutta la vita e che è il tuo riferimento e la tua guida all'interno di un sistema complesso. Ad oggi la continuità assistenziale viene citata, ma non è mai stata realizzata. Tutti voi ne avete esperienza. Il risultato qual è? Che i pazienti peregrino da una zona all'altra, non sanno dove andare, vanno in un posto, poi vanno in un altro, nessuno li accompagna. E questo genera, cosa che ci sono studi della Bocconi, dei costi sociali enormi, perché fino a quando uno non lavora in pensione, ma se uno lavora sono permessi e sono costi sociali che nessuno considera mai a carico del sistema. La seconda cosa è che la frammentazione porta sicuramente a una ripetizione di prescrizioni, quindi a degli sprechi inutili e soprattutto a una qualità dell'assistenza che è sbagliata. Perché? Perché se non c'è una condivisione il risultato finale è che c'è una ripetizione, una duplicazione non solo di prestazioni ma anche di terapie in contraddizione, i pazienti vanno in confusione, noi lo vediamo quotidianamente. E quindi viene a mancare un'efficacia, un'efficienza del sistema. Allora, è vero, non è così facile, perché solo il territorio, io ho provato a mettere insieme quello che è la struttura del territorio, cioè è difficilissimo riuscire a gestire una situazione del genere e a creare una rete. Però questo sicuramente è una sfida che noi dobbiamo affrontare e che in un certo senso noi abbiamo affrontato in tantissimi anni. In che senso? Che noi siamo convinti ormai da tantissimo che la figura del medico alla Cronin, da solo con la sua valigetta romantica e intelligente, è bellissima, ma non è in grado di gestire un sistema così complesso. E quindi il modello deve essere un modello organizzativo. E noi abbiamo detto 20 anni fa ospedalizzare il territorio. Vuol dire ricreare un modello organizzativo sul territorio che abbia però un'organizzazione, come bene o male negli ospedali esiste. E quindi abbiamo cominciato, devo dire, da tanti anni a cercare di portare avanti, peraltro la cosa molto divertente è che le leggi nazionali è dal 92 che dicono che questa cosa è obbligatoria, nessuno le applica, ma in questo paese non si applicano le leggi, non succede niente, non importa. E quindi quella era semplicemente un gruppo di una nostra associazione cooperativa di medici che hanno personale, infermieri, spazio, organizzazione. E quindi noi cosa abbiamo cominciato a fare? Devo dire dall'anno 2000, 1993, quindi siamo abbastanza vecchi, a mettere insieme i medici. A mettere insieme in che modo? A dargli quel supporto organizzativo e gestionale che gli consenta di fare solo ed esclusivamente i medici, perché non sono in grado, e li conosco, di gestire personale, sicurezza, con delle norme che, se voi andate a vedere, portano via metà della vita. Quindi noi abbiamo pensato di costruire delle strutture, delle società, e da allora, quando siamo nati, l'unica società che potevamo fare era la cooperativa di servizio, perché c'era una legge nazionale che impediva ai professionisti di fare altri tipi di società. Ma va benissimo, perché? Perché noi forniamo i servizi ai medici perché possano lavorare bene, punto. Ma vengono formati e forniti da chi? Dagli stessi medici che, organizzandosi per economia di scala, riescono a ottenere dei vantaggi. E i medici tornano a fare soltanto i medici, perché tutto quel supporto personale, strutture, attrezzature gli viene fornito da loro stessi, da una società loro interna, perché poi ci sono tutti i problemi gestionali che il sindaco medico non riuscirebbe a fare. Il primo poi aspetto che abbiamo sviluppato, e vi ricordate quello che diceva la continuità assistenziale, è un sistema informativo. Abbiamo cercato prima di fare un sistema informativo unico, impossibile, siamo riusciti a costruire un sistema che interfaccia l'80% dei sistemi informativi della medicina generale e consente ai medici di non cambiare il loro sistema, ma di poter coordinare e parlare fra di loro. Questo sistema certificato ovviamente è aperto anche alla collaborazione degli ospedali. Abbiamo fatto sperimentazioni, non siamo mai riusciti a portarlo a sistema, perché c'è sempre poi in mezzo la burocrazia e le varie cose.
Dopodiché abbiamo cominciato a costruire degli spazi dove i medici lavorano insieme e dove possono sviluppare un insieme di prestazioni in collaborazione ovviamente con l'ospedale, e questo è il modello di quelli che noi chiamiamo centri polifunzionali dal 1997. Il risultato finale è che poi hanno cambiato i nomi, tutte le regioni le hanno cambiato i nomi, case della salute, UCCP, cioè in realtà va benissimo, il modello deve essere questo. E poi ci siamo dati anche noi alla ricerca, abbiamo costruito un sistema informativo che raccoglie i dati di 3.000 medici in Italia, di cui 500 raccolgono dati con attenzione, abbiamo un database di 1 milione di pazienti in cui noi possiamo vedere la variazione costante dell'epidemiologia, perché i medici costantemente aggiornano questo database. Milano, la cooperativa è nata nel 1994, e adesso è così costituita. Noi abbiamo un ristretto gruppo di gestione, ma abbiamo 104 soci che adesso con la delibera della domanda stanno aumentando giorno per giorno, perché ci proponiamo di diventare i gestori di questo meccanismo. Abbiamo 54 medici che sono associati in centri polifunzionali che vengono gestiti dalla cooperativa, abbiamo 24 segretari, abbiamo un numero di infermieri distribuiti, tutti gestiti dalla cooperativa, per cui il medico ha un servizio ma non deve occuparsi di tutte le norme, la sicurezza, perché lo si fa tutti insieme. Abbiamo 65 medici che sono in studi singoli ma sono in rete informativa con tutti gli altri, quindi siamo distribuiti un po' a macchia di leopardo ma su tutta Milano. Abbiamo 115.000 assistiti su Milano, quindi un numero significativo. Abbiamo gestito il progetto CREG su Milano, gli unici su Milano, seguendo per 4 anni 6.500 pazienti cronici, e siamo anche gli unici a Milano che abbiamo i dati clinici di questi pazienti, perché un grande sforzo è stato raccogliere i dati clinici e abbiamo potuto dimostrare che in realtà questi pazienti seguiti con questo modello migliorano, stanno meglio, cosa che sui grandi numeri nessuno era riuscito a dimostrare, perché per noi la cosa prioritaria è che le cose che facciamo servano ai nostri pazienti da un punto di vista clinico, perché altrimenti non ha senso. Abbiamo cominciato a lavorare, vi farò vedere con progettualità ovviamente a macchia di leopardo, sulla gestione della cronicità. Ci lavoriamo da anni e quindi abbiamo lavorato alla gestione di questi che verranno chiamati PREST, POST, cercando di collaborare. Qui poi nasce la fortuna che a un certo punto si incoccia con delle persone che capiscono l'utilità e si comincia a lavorare insieme, allora c'è come un'esplosione di velocità. Abbiamo fatto ricerca, abbiamo fatto un protocollo con un IRCS sulla prevenzione del diabete, che diventerà probabilmente un protocollo nazionale, perché siamo riusciti a screenare 1.500 pazienti non diabetici, individuare i soggetti prediabetici, e di questi in un anno, con una modesta opera di educazione sanitaria, il 30% è tornata normale, quindi questi sono numeri fondamentali, perché poi la prevenzione, se non cominciamo a pensare alla prevenzione, noi non gestiremo mai la cronicità che avanza. Quindi la riorganizzazione del territorio è questo che noi stiamo cercando di fare a Milano, e cioè i medici lavorano insieme in questi centri polifunzionali, che saranno le AFT se la legge viene applicata, prendono in carico i cronici all'interno, dove sviluppano tutte queste prestazioni, possono sviluppare, e dove i punti interrogativi sono su quelle cose che noi stiamo cercando di sperimentare. Tenete conto che in Italia siamo 3.500 e quindi a macchia di leopardo abbiamo sperimentato modelli organizzativi, l'ADI a Cremona, in modo tale che poi questo diventa patrimonio di tutti, perché ovviamente poi condividiamo i risultati e i modelli organizzativi. Il centro studi nostro serve a questo, verificare l'efficacia operativa sulla salute e sull'organizzazione. Quindi queste dovrebbero essere come sono, chiamatele come volete, ma le UCCP. A Milano c'è un'esperienza fatta col Comune di Milano, che ci ha affidato 1.000 metri quadri all'interno di una casa di riposo, la Via dei 500, dove noi abbiamo 6 medici di medicina generale che tengono aperto tutto il giorno. Avremo a breve, grazie alla collaborazione del San Carlo e del San Paolo, gli specialisti che verranno turnando a integrarsi con i nostri medici, e c'è un progetto anche attraverso l'ATS di utilizzare 10 posti letto che questa casa di riposo ci mette a disposizione per fare un ospedale di comunità, cioè dove poter avere un punto di appoggio per l'anziano solo che ha la polmonite e che a casa non può restare. Allora tutti gli aspetti organizzativi, gestionali ce li darebbe la casa di riposo, l'alimentazione, l'infermiere, i medici sono
presenti tutto il giorno, la continuità assistenziale troverà una postazione per cui il paziente è garantito, ovviamente stratificato e clinicamente gestibile, al di fuori dell'ospedale, con un risparmio e sicuramente un'umanizzazione delle cure maggiore per questi pazienti. Dopodiché, ovviamente, con gli ospedali abbiamo creato, laddove abbiamo trovato terreno fertile, delle collaborazioni per cui il paziente è seguito nel momento in cui va in ospedale. In alcune situazioni gli specialisti vengono nei nostri ambulatori, per cui è lo stesso specialista che trova il paziente in ospedale. E a questo livello ovviamente abbiamo a disposizione, abbiamo sperimentato la condivisione della cartella clinica che noi abbiamo costruito e che è una cartella clinica vera per poter condividere senza inseguirsi telefonicamente, e tutti questi dati li raccogliamo per avere anche un margine di analisi e di ricerca. E poi c'è un progetto con la REU che stiamo facendo per mettere a disposizione la cartella clinica dei pazienti in caso di emergenza, che attraverso la centrale della REU questa venga trasmessa al pronto soccorso dove il paziente viene trasportato, che vorrebbe dire un'appropriatezza clinica e molto spesso dargli un'opportunità di essere curato in maniera migliore. Questo è quello che stiamo cercando di fare, dopodiché, come dicevo, grazie al cambio di dirigenza dell'ATS e delle ASST, siamo riusciti a questo punto a costruire, anche grazie, devo dire, alla legge che prevede la nascita di queste strutture, in questo caso saranno dei PREST, cioè presidi sociosanitari territoriali. Abbiamo scritto un progetto 4 anni fa, ci abbiamo messo 4 anni, ma poi alla fine ci siamo riusciti, per cui chi abbiamo trovato come partner iniziale? La SST Nord, con i suoi poliambulatori distribuiti su tutto il territorio di Milano, e 2 avevano degli spazi idonei per essere ristrutturati ed essere utilizzati, e in questi 2 spazi, via Farini e via Livigno, sono stati ricavati degli ambulatori dove un gruppo di noi si è trasferito insieme al suo personale, continuando a mantenere i suoi orari, la sua gestione. Ma qual è il meccanismo? È che nello stesso spazio noi abbiamo tutta la specialistica ambulatoriale, la radiologia di primo livello, la terapia del dolore, avremo a brevissimo la continuità assistenziale, per cui saranno posti aperti dalla mattina alle 8 alla sera a mezzanotte, perché di giorno noi turniamo coprendo tutta la giornata, ed avendo un sistema informativo consente al paziente, i nostri, come già facevamo prima, di sapere che lì trova sempre una risposta sanitaria per l'urgenza, non certo per l'emergenza, ma integrata con tutti quei sistemi specialistici che ci consentiranno probabilmente molto facilmente anche poi di governare questo progetto. Perché? Perché riusciremo, facendo accordi, a gestire nello stesso luogo i pazienti, con grande vantaggio per il paziente. Noi è una settimana che ci siamo trasferiti, quindi è freschissimo. Beh, voi dovete vedere, i pazienti che vengono sono entusiasti perché hanno tutto quello che gli serve, non devono peregrinare. Allora, secondo noi, questa è la continuità assistenziale. E per esempio, mi veniva in mente, sentendo il dottor Caraceni, noi abbiamo lì un buonissimo servizio di cure palliative e di terapia del dolore all'interno. E abbiamo gli spazi, per esempio, per ospitare terapie infusive, terapie chemioterapiche che adesso vengono incentrate, ma che creano a volte disagio ai pazienti che devono migrare fino all'istituto dei tumori. Quindi creare una rete territoriale dove, ovviamente avendo un'assistenza, un'organizzazione, questi pazienti trovino una risposta vicina, secondo me è una cosa a cui dobbiamo lavorare. In più, integrando i dati, e i nostri dati sono dati della quotidianità, per cui raccolti in un certo modo, noi ci siamo resi conto, abbiamo un database scientifico con delle continuità sulle patologie croniche che è difficile avere in ospedale. Io ho lavorato in ospedale all'inizio della mia carriera, quei pazienti sono sempre soli, poi tu li vedi e poi non sai più cosa succede nella loro vita. Vi ringrazio per l'attenzione. Ecco, che appunto evocati i medici hanno, attraverso questa relazione, messo in evidenza qual è il grande apporto che possono dare a un progetto di continuità assistenziale.
Io mi scuso se ogni tanto batto sul microfono, ma dobbiamo mantenere i tempi che ci siamo dati. Adesso la parola passa a Marina Chiara Garassino, che è la dottoressa responsabile della oncologia toraco-polmonare, che porterà appunto dell'Istituto dei Tumori, che porterà questa esperienza del centro di accoglienza per le neoplasie toraciche. Allora, grazie, ringrazio anche il mio presidente che ha pensato di poter utilizzare questo come progetto che può rappresentare proprio la presa in carico dei nostri pazienti. Il tumore del polmone rappresenta la principale causa di morte per tumori e se voi tenete conto che in Italia ci sono 46.000 nuovi casi all'anno, vi rendete conto della quantità di pazienti che ogni anno il Servizio Sanitario Italiano deve accettare con questo tipo di patologia, che è prevalentemente dovuta al fumo e di cui non mi dilungo perché il punto principale sarebbe della presa in carico, sarebbe proprio aiutare le persone a smettere di fumare. La ricerca va avanti velocissimamente, soltanto in questa settimana sono usciti due articoli che hanno cambiato il modo di trattare i tumori del polmone. Esiste una complessità assistenziale di questo tipo di patologia che cresce di giorno in giorno e la crescita della complessità assistenziale fa sì che ci possano essere dei ritardi che sono sia di tipo diagnostico sia di tipo terapeutico e che poi comportino un aggravio sia per il sistema sanitario nazionale ma anche di tempistiche e di difficoltà di cura per i nostri pazienti. Per la cura del tumore del polmone purtroppo non basta l'oncologo da solo, non basta il radioterapista da solo, non basta il miglior chirurgo toracico da solo, ma è necessario che tutti gli specialisti che ci sono, a partire dall'anatomopatologo, dal chirurgo, dall'oncologo medico, da tutte le persone, si siedano ad un tavolo e decidano passo dopo passo quello che è il percorso migliore per i pazienti. Questo proprio perché la complessità assistenziale di questa tipologia di pazienti, che parte dalla diagnosi e arriva ad Augusto Caraceni, anzi parte con Augusto Caraceni perché noi facciamo la simultaneous care insieme, porti una cura completa per il paziente. In più vi faccio vedere solo questo tipo di diapositiva non perché voi possiate imparare ma perché possiate capire che i tumori del polmone non sono più una patologia frequente di per sé, ma ne esistono tantissimi tipi che in qualche modo li rendono rari per ciascuno delle fettine che vedete qua rappresentate. Quindi capite che necessità di tantissimi specialisti seduti allo stesso tavolo, necessità di una diagnosi sempre più accurata perché per ciascuna di queste fettine che voi vedete rappresentate potenzialmente ci può essere un farmaco diverso, ha fatto sì che in istituto iniziassimo a pensare una presa in cura da parte degli specialisti in modo globale che non facesse perdere in nessun tipo di modo del tempo al paziente e che evitasse al paziente quello che penso che voi purtroppo spesso vediate, che lo specialista gli chiede la TAC, il paziente si va a cercare la TAC, poi si va a cercare la PET, dopo la PET ritorna indietro, deve fare la biopsia. Noi abbiamo cercato di fare in modo che tutto questo potesse completamente non esistere più per il paziente. Abbiamo creato un ambulatorio che si chiama Centro Assistenza Neoplasie Toraciche, in cui il paziente simultaneamente viene visto da tre specialisti contemporaneamente, che sono l'oncologo, lo pneumologo, perché per questa tipologia di pazienti è fondamentale agire anche sul tabagismo, creare dei percorsi per aiutarli a smettere di fumare, e il chirurgo toracico, tutti insieme nello stesso momento. C'è la presenza costante di una case manager, la quale case manager organizza tutto quello che è il percorso diagnostico del paziente, che avviene in una settimana. Quindi il paziente viene preso in carico dall'istituto e in una settimana riesce a compiere tutto quello che nei tempi precedenti a questo tipo di esperienza a volte riusciva ad arrivare anche a compiere quasi due mesi. Tutto questo l'abbiamo fatto a ISO risorse, cioè guardando quello che era il fabbisogno che avevamo di esami negli anni precedenti, ed è semplicemente stato un progetto riorganizzativo della nostra unità, nella quale il punto di confluenza rimane questo che noi chiamiamo CAT, Centro Accoglienza Neoplasie Toraciche. Quando il paziente ottiene una diagnosi,
Noi ci sediamo tutti insieme a quella che noi chiamiamo una multidisciplinare collegiale, siamo circa 30 persone per ogni paziente sedute, discutiamo ogni singolo caso e invitiamo personalmente il medico di medicina generale a venire, se desidera, a vedere qual è la scelta terapeutica migliore per il suo paziente. Nel caso in cui il medico di medicina generale non sia presente, noi comunque gli invitiamo una lettera o gli inviamo una lettera o comunque è visibile attraverso la SIS. A quel punto esiste una restituzione da parte della multidisciplinare collegiale su quello che per tutti noi, quindi, che vanno dall'anatomopatologo al chirurgo, all'oncologo, qual è il miglior trattamento per il paziente viene agganciato a quella che è la sua miglior cura. Solo per dire, questi sono i passaggi, se li voleste tenere, che non ci siamo fermati qua, questo qua è solo l'inizio della diagnosi, ma adesso stiamo cercando di ottimizzare gli stessi percorsi di cura anche non solo dopo la diagnosi, stiamo cercando il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, stiamo potenziando il più possibile anche con Augusto la simultaneous care, perché ci sono dati per cui i pazienti che vengono presi in carico immediatamente dalle cure palliative hanno una sopravvivenza maggiore, nonché nelle fasi di terminalità hanno un atterraggio sicuramente più soft. Stiamo implementando i percorsi di disassociazione dal fumo, perché non è vero che si può smettere di fumare una volta che uno ha il tumore, deve smettere, è inutile, ormai il tumore ce l'ha, può evitare di smettere di fumare. Le curve di sopravvivenza dicono che anche chi è malato e smette di fumare ha una prognosi che è migliore, e stiamo cercando di lavorare anche il più possibile sull'educazione dei pazienti, che sono il principale attore di tutta questa vicenda. Non ultimo, l'istituto è un grosso hub per tutta l'Italia. Noi abbiamo pazienti che arrivano dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Puglia. Molto spesso arrivano in istituto e si devono soffermare per fare trattamenti che sono assolutamente fattibili vicino alle loro case. Per questo motivo abbiamo ulteriormente creato una sorta di rete che ormai raccoglie circa 52 ospedali a livello italiano, per cui riusciamo a creare dei percorsi protetti di invio su tutta la realtà, su tutto il territorio nazionale e anche tanto sul territorio lombardo, in modo da riuscire a ottimizzare le nostre risorse per quelle che sono le attività di ricerca, di possibilità di dare farmaci sperimentali ai nostri pazienti, viceversa di lasciare i pazienti il più vicino possibile al loro domicilio, essendo questa una malattia che sicuramente è pesante, invalidante, sia per i pazienti e sia per le famiglie che stanno intorno. Grazie. Grazie per aver testimoniato con questa relazione che appunto anche le situazioni più complesse, come quelle rappresentate da alcuni tipi di tumore, possono trovare giovamento da una rete che è costruita all'interno dell'istituto ma anche sul territorio. Adesso la parola al direttore del nostro presidio ospedaliero Città di Sesto San Giovanni, Valentino Lembo, prego. Grazie senatrice Bassoli, grazie al sindaco Monica Chittò per questa opportunità che ci consente di presentare molte esperienze. Abbiamo ho accolto con favore e con, devo dire, con soddisfazione le esperienze fatte dagli istituti tumori e BESTA in ambito di patologie che poi sono patologie croniche di impatto sociale sul territorio molto importante, che coinvolgono naturalmente anche tutte le strutture sanitarie presenti. E per quanto mi riguarda cercherò di fare una breve presentazione dell'ospedale, perché già in parte alcuni dati sono stati forniti dal mio direttore generale,
Come operatore dell'ospedale, quindi come direttore medico di presidio, ma devo dire anche come cittadino di questa città da più di 30 anni, i quesiti e le domande me li pongo anche in futuro, in prospettiva della realizzazione della città della ricerca e della salute, e come l'ospedale di Sesto San Giovanni, l'ospedale Bassini, cioè le strutture ospedaliere della SST Nord Milano che insistono su questo territorio, che contributo possono dare nella formazione di questi percorsi. Velocemente qualche cenno storico: l'ospedale è stato edificato nel 1961 per volere appunto come sezione staccata dell'ospedale maggiore all'H Grande di Milano. Ecco, un ospedale che, come si diceva prima, parto dalla diapositiva conclusiva del direttore generale, un ospedale aperto al passo con i tempi. È un ospedale, è un territorio che assiste a un mutamento demografico molto importante, e l'ospedale devo dire che è un po' lo specchio, il primo impatto dove si assiste a questo cambiamento. Basta guardare i cittadini che affluiscono in prima battuta in pronto soccorso. Da qui noi abbiamo una conoscenza, una presa di coscienza proprio del movimento delle popolazioni. Volevo solo riportare alcuni esempi, per esempio di integrazione con le varie etnie del territorio, con cui abbiamo un notevole impatto durante tutta nella quotidianità. Sono stati effettuati alcuni importanti rinnovamenti strutturali, di questo qui già vi diceva il direttore generale, per cui passo velocemente. Volevo soffermarmi su alcuni settori di importanza per quanto riguarda l'ospedale di Sesto, nell'ambito dell'oncologia, della chirurgia, anche quella mini-invasiva, dell'endoscopia digestiva, lo studio delle apnee ostruttive del sonno, un centro della nutrizione, la Breast Unit di recente istituzione, e appunto che ha un modello assistenziale di presa in cura come quello testé accennato dalla dottoressa che mi ha preceduto. Gli interventi chirurgici, riporto alcuni dati, appunto gli interventi chirurgici sono stati più di 2.500, ricoveri complessivi più di 6.800, quasi 34.000 prestazioni di pronto soccorso, 820.000 prestazioni ambulatoriali, i parti sono stati quasi 900 e il trend di quest'anno si dovrebbe avvicinare sicuramente verso i 1.000. Anche l'ospedale attraversa un processo di rinnovamento molto importante che è già partito dalla fine dell'anno scorso ed è ancora in corso. Sono state ricoperte due strutture apicali già, come anestesia e rianimazione, la pediatria e la neonatologia, e sono in corso procedure concorsuali appunto per l'ostetrice e ginecologia, la medicina interna, la chirurgia generale. Sono tutti settori molto importanti, cardini e portanti per l'ospedale. Ecco, dopo aver rapidamente scorso questi dati, adesso andiamo a parlare un po' del futuro, cioè come l'ospedale si può porre nell'ambito del territorio, nell'ambito dell'arrivo, cioè delle due istituzioni, Istituto dei Tumori e Istituto Vesta, cosa l'ospedale può offrire in tal senso. Allora, innanzitutto in ambito oncologico attualmente vengono effettuati dei trattamenti farmacologici, quindi di chemioterapia, trattamenti chirurgici di primo e di secondo livello, quindi in regime ordinario, in regime di surgery, la terapia del dolore, le cure palliative, il centro della nutrizione, l'endocrinologia. E poi l'importante, mi vorrei sottolineare, le prestazioni di pronto soccorso per questi malati che tante volte noi vediamo non trovano risposte adeguate sul territorio, soprattutto nei fine settimana oppure nelle ore notturne. E poi per capitalizzare un po' questo ambito, l'hospice e l'ospedalizzazione domiciliare che già da anni funziona su questo territorio.
forse con margini ancora di sviluppo e di miglioramento, però innanzitutto c'è già un percorso collaudato e questo potrebbe integrarsi ulteriormente con quello che già può offrire l'Istituto dei Tumori. Ecco, volevo rappresentare giusto qualche immagine della nostra oncologia, è una struttura che è stata di recente rinnovata, ci sono 13 poltrone, 2 letti, 5 sala visita e poi anche ci sono dei 4 oncologi, c'è anche un servizio di psicologia, oltre anche un'importante associazione che sostiene questo settore con tante iniziative e anche con un supporto molto importante da un punto di vista anche di umanizzazione. Altre possibili interazioni in ambito cardiovascolare, quindi la cardiologia tra gli ospedali di Sesto e Bassini, secondo me riveste un ruolo importante perché anche questi malati possono avere delle comorbidità molto, molto rilevanti, soprattutto nei trattamenti di chemioterapici che appunto in oncologia si devono produrre, quindi in campo elettrofisiologico per il trattamento delle aritmie, di cardiostimolazione, l'emodinamica e l'utica all'ospedale Bassini e il trattamento dello scompenso cardiaco in entrambe le sedi, ma soprattutto concentrato all'ospedale di Sesto San Giovanni. Altri percorsi che si possono eventualmente studiare e valutare in ambito appunto internistico. La nostra medicina interna tratta per la maggior parte patologie respiratorie. Sentivo poco prima la dottoressa che appunto la frequenza dei tumori del polmone aumenta in maniera esponenziale e noi vediamo anche nella nostra medicina che ci sono delle patologie tumorali che ormai vengono trattate, non dico in fase terminale, però in una fase molto avanzata e quindi questi generano anche altri importanti problemi e i conseguenti provvedimenti. Poi in ambito internistico come patopatie e in ambito cardiocircolatorio. Una nota importante è che da 2 anni i 2 ospedali hanno istituito 2 reparti di cure subacute. Questo rappresenta un ponte importante, essenziale nel passaggio in cura, quindi dei livelli di intensità di cura molto, molto interessanti e questo settore serve da cuscinetto, quindi da preparazione per il paziente, poi per essere affidato alle cure territoriali o eventualmente anche domiciliari. E poi anche un dipartimento di salute mentale tra gli ospedali di Sesto San Giovanni e Bassini e tutto l'apparato territoriale. E forse questo è uno dei primi esempi di continuità assistenziale e ospedale per intensità di cura. Ancora, l'ospedale di Sesto San Giovanni offre un servizio di endoscopia digestiva molto apprezzato e per quanto riguarda lo screening dei tumori del colon retto siamo appunto sede per quanto riguarda la diagnosi e le prestazioni in questo settore e poi lo screening dei tumori della mammella all'ospedale Bassini, poi c'è ancora un servizio dialisi nei due ospedali, un servizio trasfusionale dove il laboratorio è stato di recente trasferito all'ospedale Bassini, mentre l'area dei donatori che è collegata con l'Avis è presso l'ospedale di Sesto San Giovanni. Ancora l'area materno-infantile, una pediatria distribuita sulle 2 sedi, diversificata anche per trattamento di patologie, la neonatologia e patologia neonatale all'ospedale di Sesto San Giovanni e l'ostetricia e ginecologia, soprattutto molto orientata nella diagnosi prenatale e nel trattamento della patologia della gravidanza, che sta diventando un punto fermo e di tradizione anche in questo ospedale. Queste sono alcune immagini della recente ristrutturazione dell'area del parto, una sala parto provvista anche di provvista di vasca per il parto in acqua, per il parto in acqua assistito, questa qui in alto a destra è l'isola neonatale e la sala operatoria per i cesari che è proprio annessa nell'area del parto. Quindi quello che volevo dire per concludere, scusate nella fretta della presentazione se ho dimenticato qualcosa, però
mi ha molto colpito un passaggio di un precedente relatore dove si parlava di informazione al cittadino, perché la creazione di modelli assistenziali sarà anche difficile, complesso, però si possono realizzare tra tecnici e operatori del settore. Ma quello che è importante, secondo me, è poi informare ed educare i cittadini di come funzionano queste strutture e questi modelli, perché altrimenti si rischia sempre che un cittadino rimanga un po' a volte impreparato oppure non capisce bene quali siano gli effettivi meccanismi. Porto un esempio banale, un aneddoto che mi è capitato. Ho fatto una lezione all'Università della Terza Età sui tempi di attesa. Non vi dico le domande da cui sono stato bersagliato, perché la gente non riusciva a capire perché per determinate prestazioni ci sono tempi di attesa infiniti. Solo poi spiegando quali sono i meccanismi e quindi il funzionamento che c'è all'interno di una struttura sanitaria, quindi sulla gestione delle prestazioni, alla fine le persone sono rimaste contente e mi hanno anche chiesto che sicuramente degli incontri su determinati temi che impattano moltissimo sulla popolazione possono essere d'aiuto per capire meglio come funziona l'ospedale. Perché assistiamo tutti i giorni a volte delle, posso dire, intemperanze dei cittadini, perché chiaramente sulla base di quello che viene pubblicato, sulla base di quello che viene a volte enfatizzato, si aspettano che arrivare in ospedale i bisogni vengano soddisfatti nel giro di un milionesimo di secondo. Purtroppo così non è, e perché l'ospedale, come tutte le strutture, hanno un'organizzazione molto importante e complessa alle spalle, però bisogna coinvolgere tutti. Quindi l'ospedale di Sesto, come credo anche l'ospedale, il direttore generale l'ha detto prima, è aperto a tutte le possibili interazioni con le due strutture che verranno e che arricchiranno senz'altro questo territorio per cultura e senz'altro per assistenza e cura. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie dottor Lembo, sappiamo che l'ospedale di Sesto, anche con gli ultimi impegni, diciamo, sia riorganizzativi che i lavori sono stati fatti, è veramente un ospedale ad altissimo livello in grado di lavorare in rete con la futura Città della Salute. E ora la domanda sono sulle ultime due problematiche che riguardano una il ruolo della cooperazione sociale nella continuità assistenziale e l'altra il tema proprio della telemedicina quale supporto ai servizi per la continuità di cura. Quindi vi prego di portare ancora un po' di pazienza, anche se gli argomenti sono stati molto interessanti ma anche molto corposi, e do la parola a Claudio Palvarini, che presiede appunto il consorzio sociale e che ci dirà appunto cosa intende la cooperazione per realizzare questo ruolo nella continuità assistenziale. Ho bisogno di assistenza su far partire questa cosa, grazie. Non c'è più il... Eccoci, dovremmo esserci.
Vabbè, il riportatore che si veda. Va bene. Beh, scusate l'attesa, intanto vi siete rilassati. Allora, vabbè, io non presiedo il consorzio CSL, ce ne sarà il mio presidente che saluto. E, nei minuti che ho a mia disposizione vi faccio un brevissimo biglietto da visita sulla realtà che rappresento e poi propongo qualche riflessione, qualche ipotesi di lavoro che nasce dalla lettura delle esperienze non solo delle cooperative sociali socie del consorzio CSL, ma da un insieme di esperienze di cooperative attive sul territorio del Nord Milano e del Comune di Milano, che sono realtà che dialogano tra di loro a Sesto attraverso un tavolo della cooperazione Sestese su Milano città attraverso il lavoro di alcuni di un paio di coordinamenti territoriali di questa realtà. Allora, per quanto riguarda il biglietto da visita, appunto CSL è un consorzio a cui aderiscono 34 cooperative sociali e un'associazione Onlus. Abbiamo messo anche un dato sul fatturato aggregato delle consorziate, che per l'anno scorso era di 107 milioni di euro, con una forza lavoro di circa 3.000 addetti. Ed è un consorzio appunto di medie dimensioni attivo su un territorio che comprende quello della città metropolitana di Milano e delle province di Monza e Brianza, di Bergamo, Lodi e Pavia. Il consorzio associa 18 cooperative sociali di tipo B e poi 14 cooperative sociali di tipo A. Le cooperative sociali di tipo B sono le cooperative sociali di lavoro che operano in diversi settori, tra cui i prevalenti sono quelli dell'ambiente, del verde urbano, delle pulizie, dei traslochi e del catering e banqueting. Per quanto riguarda invece le 14 cooperative sociali di tipo A e dell'associazione Onlus, gestiscono tipicamente servizi di welfare, servizi di comunità residenziali e interventi di housing sociale, servizi di assistenza domiciliare, progetti di inclusione e di coesione sociale, interventi sulla grave marginalità e interventi di accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo. Ecco, questo appunto andando velocissimo per una presentazione della nostra realtà. Le parole chiave che abbiamo riassunto in questa pagina fanno riferimento a un'esperienza di lavoro ormai trentennale che è sia la nostra, quella delle cooperative socie, sia, come vi dicevo prima, quella appunto di altri soggetti del privato sociale che, con i quali si dialoga, su cui quali da moltissimo tempo si è voluto dare, si è tentato di dare un contributo allo sviluppo appunto del welfare locale. Queste parole chiave fanno riferimento appunto alla gestione delle risorse umane che rappresenta nelle cooperative sociali di tipo A l'80% percentualmente rispetto al fatturato, evidentemente, quindi operatori sociali e sociosanitari, una forte attenzione ai nuovi bisogni, una flessibilità organizzativa che ci hanno permesso di progettare e implementare servizi innovativi perseguendo appunto un equilibrio economico e facendo impresa sociale. Qui sottolineiamo particolarmente i termini appunto di progettazione di servizi innovativi e di partnership pubblico-private, perché la storia di queste cooperative è una storia appunto di invenzione o ai tempi quando si iniziò non si usava la parola coprogettazione, ma è una parola che rappresenta molto bene quello che ha significato negli anni mettersi a tavolino con le amministrazioni locali e inventare nuove risposte ai bisogni. Guardo qui Fiorenza Bassoli e ricordo che appunto le prime comunità residenziali rivolte alle persone disabili nacquero a Sesto San Giovanni perché col sindaco Biagi e poi con la sindaca Bassoli ci si mise attorno a un tavolo e si disse bene, cosa facciamo? Appunto il termine che si usava allora non era coprogettazione, oggi coprogettazione è un processo, è una normativa
messa nel territorio regionale da una legge appunto di Regione Lombardia, e pensiamo sia estremamente interessante rispetto alle prospettive che riguardano su questo territorio la città della salute e della ricerca, operare nei termini di un percorso di coprogettazione che possa aiutare a mettere a fuoco modalità erogative e appunto uso questa parola con un po' di pudore, perché per noi modalità erogative non significa solo modalità di tipo prestazionale, ma l'idea di una filosofia di intervento e di una capacità di integrare tra di loro diversi livelli di intervento che sono più ampi della semplice prestazione o della somma delle prestazioni. Per lanciare alcuni filoni sui quali ci piacerebbe valorizzare le esperienze realizzate e quelle in corso attraverso la pratica della coprogettazione, uno dei filoni è senz'altro quello dell'assistenza domiciliare, con il riferimento a esperienze virtuose realizzate nei diversi territori in cui le cooperative operano, con assistenza domiciliare multifunzione e multilivello, che riguarda interventi di carattere sociale, di carattere sociosanitario, di carattere riabilitativo, di carattere psicoeducativo, e tutto questo oggi pensiamo che ci sia l'opportunità di valorizzarlo, integrarlo, rivisitarlo e metterlo a sistema rispetto ai bisogni che l'arrivo delle strutture della città della salute e della ricerca invocano, propongono, mettono in campo. Un secondo tema che qui abbiamo chiamato, cercando una suggestione, quello dell'Agenzia dell'Accoglienza, fa riferimento a esperienze in corso sia su questo territorio Nord Milano sia nella città di Milano, che sono quelle esperienze di accoglienza rivolta a donne, a single, con minori, a persone con fragilità di vario tipo, che sono sia accoglienze brevissime, in risposta a bisogni residenziali brevissimi, sia a bisogni residenziali più prolungati. Sono esperienze molto discrete che avvengono in comuni appartamenti dove raramente c'è fuori una targa con scritto comunità, e questo modello ci sembra interessante rispetto ai bisogni di residenzialità dei familiari, dei pazienti che arriveranno da lontano, sia per bisogni di ricovero puntuale, sia per bisogni di ricovero ciclico, che implicano lo spostamento e la residenza temporanea su questo territorio di chi arriva da lontano, con forme di ospitalità autonoma o eventualmente ospitalità assistita per singoli e nuclei familiari a seconda dei bisogni. Così come rispetto ad una popolazione residente, pensate a tutto il tema di come cambiano i bisogni e le necessità di cura dei figli minori e soprattutto dei bimbi molto piccoli, come cambiano questi bisogni di cura quando in famiglia c'è una persona con ricoveri ciclici o con delle cronicità. E qui il riferimento che vorrei fare appunto a tutta un'area di servizi asilo nido prima infanzia, che vanno rispetto ai quali è possibile, opportuno e necessario pensare a fasce molto estese di funzionamento, possibilità di funzionamento in orario festivo e quant'altro, piuttosto che tutta una serie di supporti ad una accoglienza che vanno dai trasporti, appunto arrivo a Linate, chi mi porta a Sesto San Giovanni, piuttosto che. Un terzo elemento, vado velocissimo, è quello che qui abbiamo chiamato della tutorship personalizzata, perché appunto rispetto ad un'area di persone con problemi sanitari, un'area di cronicità, eccetera, eccetera, avete bene in mente, potete immaginare cosa significa muoversi tra servizi di vario tipo per una persona con pochi strumenti culturali, con bassa scolarità, con fragilità di diverso tipo, e non si tratta solo di fare segretariato sociale, ma spesso di accompagnare e tutorare l'accesso delle persone ai servizi, sia sanitari, sia sociali, sia tutti quegli elementi di welfare che ha allargato, che sono presenti sul territorio e sono accessibili, ma a condizioni di capire da che parte trovare la porta d'ingresso.
Pensate poi se una persona è appena arrivata sul territorio o è straniera, e allora anche la necessità di un tema che è quello della mediazione socioculturale, che va banalmente dall'interpretariato rispetto a cosa c'è scritto su una ricetta medica o al rapporto, il dialogo col personale sanitario, fino appunto a elementi di mediazione socioculturale nel senso dell'approccio con persone che posseggono una cultura diversa da quella degli operatori sociali e sanitari con i quali devono dialogare. E poi il tema, il grande tema del sostegno e dell'inclusione sociale, perché pensando appunto ad una persona rispetto alla quale gli interventi sanitari sono stati programmati e realizzati, se poi però questa persona è sola in casa, è isolata socialmente o ha una giornata vuota, un mare di tempo libero e non sa bene cosa farsene, c'è un tema che riguarda l'inclusione sociale. Ultimissima cosa, una piccola chicca, ma un orizzonte, quello dei giardini di cura, degli Healing Gardens, che viene richiamato da quella che è la progettualità fisica della città della salute e dell'assistenza, che come sappiamo destina grandi spazi ai giardini e anche al tema degli orti. Bene, qui appunto pensiamo, ci piacerebbe, saremmo in grado di valorizzare un'esperienza maturata sul tema dei giardini di partecipazione, ma anche più recentemente dall'accesso nostro alla conoscenza, alla competenza dei protocolli proposti da una realtà americana molto importante, molto qualificata, che è Legacy Health di Portland, che appunto sono protocolli che ci mettono in grado di realizzare e programmare appunto programmi di ortoterapia individuale di gruppo e dentro il tema più vasto dei giardini di partecipazione e del benessere che rispetto alla presenza di questi giardini nell'ambito stesso delle strutture di cura pazienti, familiari e operatori possono ricavare. Grazie. Ecco, vediamo già da tutti questi interventi, anche questo della cooperazione sociale, delinearsi tutta una serie di terreni, di rete e di collaborazione che sono veramente di grandissimo interesse, non ultimo anche questo della ideazione di orti e giardini di benessere che sono proprio legati, come diceva Palvarini, al tema della città della salute e della ricerca, che nella sua progettazione vede l'utilizzo del verde come elemento di cura per il malato. Ora, l'ultima relazione di professor Francesco Sicurello, che è presidente dell'Associazione Italiana di Telemedicina e Informatica Medica, che ci dirà se la telemedicina può essere a supporto dei servizi per la continuità di cura assistenziale. Grazie, buonasera a tutti. Sì, Giovanni Sicurello. Sicuramente. E ringrazio ancora appunto la coordinatrice del Comitato Scientifico della Città della Salute e della Ricerca, perché la tecnologia arriva a supporto, la domanda era questa, sia della ricerca che anche dell'organizzazione che poi deve predisporre i servizi di cura e di continuità di cura. Grazie. Ecco, il ruolo delle tecnologie biomediche, parlava prima, mi pare, il direttore generale degli ospedali, qui della zona dell'innovazione tecnologica, non solo questa ovviamente, anche se questa è diventata fondamentale, la tecnologia informatica e biomediche, ma di quelle altre per la diagnostica, che ormai sono tutte diventate digitali, di carattere digitale, per cui possiamo trattarle in maniera informatica e inserire i dati, le immagini, i segnali, tutto quello che serve poi a processo di cura diagnostico e terapeutico. Quindi i dati servono alla ricerca, io avendo lavorato un po' anche al BESTA, ma anche in altri precedentemente, la mia attività inizia con il disastro ICMESA di Ossina Seveso, dove la raccolta dei dati era fondamentale per capire se poi questi
conseguenze di quel fattore di rischio potevano, e quindi dovevamo elaborare dati e raccoglierli, sia, e quindi le cartelle cliniche, le clinical trials, sia anche oggi con lo sviluppo dei sistemi di comunicazione fino al telefonino, fino al mobile, a monitorare e quindi supportare quello che qui avete detto, dal medico di base all'ospedale, dall'ambulatorio specialistico addirittura a casa del paziente, questa organizzazione che può essere facilitata, non risolta secondo me, ma facilitata, supportata dal processo di teleconsulto, telemonitoraggio, teleassistenza domiciliare. Le sfide sono quelle che conoscete, quindi Tagliavini, gli altri, detto tutti, l'invecchiamento della popolazione che è uno dei ormai in Europa e anche in Italia, l'Italia è una delle, e la Lombardia, diciamo, dentro anche l'Italia e la Lombardia, la popolazione invecchia, si parlava del 25, dottor Bosio, si pensa fra qualche anno al 30% della popolazione over 65 anni, insomma, comincia a essere una bella bomba demografica ed epidemiologica. Il problema delle malattie croniche, il problema di trasferire i risultati della ricerca alla pratica clinica, e quindi lì c'è questa esigenza da parte dei cittadini che vogliono essere informati, qui alla fine lo dice, il cittadino chiede di avere maggiore informazione, magari bene o non bene, come diceva la Gabriella prima, però cioè bene ovviamente, però i cittadini poi vanno nella rete e di questi giorni quello che succede, no? Su tutti i settori, perché cercano il migliore sistema, la migliore cura, il miglior professionista, e quindi poi nella cascano anche nella... Cioè questa richiesta delle maggiori informazioni c'è. C'è un cambiamento di paradigma, tutte le regioni, tutti gli stati, le regioni in particolare, devono contenere i costi, anche se secondo mio modesto parere, non sono un politico, credo che in Italia il PIL, la quota di PIL per la sanità non è così poi elevatissima per i servizi sanitari come in altri paesi, siamo mi pare attorno all'8, adesso no, per cento, mentre altri arrivano al 10-11%, però c'è questa necessità, perché appunto le malattie croniche poi costano da seguire, e è necessario creare delle reti sanitarie. Quindi questa piramide deve essere un po' vista un po' diversamente in rete, quindi dobbiamo che i sistemi informativi da centralizzati, dal medico di base fino all'ospedale IRCS o universitario che dir si voglia, devono essere un po', deve essere ricostruita una rete facendo leva sulle tecnologie informatiche e telematiche. E quella che noi chiamiamo, che si chiama anche Regione Lombardia, una delle regioni diciamo pioniere di sanità elettronica, sanità digitale, deve soddisfare in questa rete queste tre esigenze. Uno, economia, che ci viene imposta un po' dal responsabile politico e anche gestionale della sanità, che è la regione. Una, aumentare gli accessi. E se lo so che certe volte i pazienti sono impazienti, però una visita fisiatrica chiesta oggi, non dico dove, ma comunque una SST, me la danno per agosto del 2018, ho detto anche al direttore generale, ma questo possiamo farci. La visita fisiatrica oggi è importante perché la popolazione anziana richiede questo tipo di esigenza. E mantenere la qualità della vita, della cura, scusate. Quindi queste sono le esigenze fondamentali, e con la telemedicina, la convergenza fra strutture tecnologiche, sistemi e cartelle cliniche informatizzate, quindi i sistemi informativi di cui parlava anche la dottora Aronica, e i device. Questa è una definizione dell'OMS, comunque la saltiamo, dove il problema della distanza è fondamentale. Dove agisce la telemedicina? A livello intra o interospedaliero ormai l'abbiamo quasi raggiunta, almeno in Lombardia ma anche in altre regioni. Io vengo ieri da un ospedale altamente informatizzato come quello di Forlì, parlando con il Presidente della Commissione Sanità di quella regione e anche i vari direttori, insomma anche lì tutto tra ospedale e ospedale, anche loro parlano di aree vaste, quindi è un'azienda dove c'è Rimini assieme a Forlì, Cesena, Ravenna, quindi sono 4-5 ospedali, Faenza, quindi diversi ospedali, e a livello interaziendale, poi io ho aiutato quelli di Desio Vimmercati a fare il PACS e RIS, ci siamo.
il teleconsulto e la telediagnosi tra vedere le immagini di un paziente da un ospedale all'altro ormai è realtà quotidiana, è entrata nel lavoro del radiologo, magari certe volte con resistenza, però è entrata nell'attività perché il carico forse per lui è aumentato. Il problema grosso della telemedicina è nel discorso del telemonitoraggio e la teleassistenza domiciliare, nella cronicità. Forse qui sarà il grosso vantaggio e anche l'opportunità per alcune imprese, servizi, cooperative, ma anche società di software, società di device, di poter mettere in comune queste esperienze e conoscenze per creare un supporto nella anche nella riabilitazione, nell'assistenza, nel monitoraggio, nelle telesorveglianza anche a casa. Si parlava prima di pari dialisi peritoneale, sempre il direttore mi pare del Bassini, è possibile farla direttore in telediasi peritoneale, policlinico. Una ventina d'anni fa abbiamo provato a farlo da qui a Trapani, da Milano a Trapani, in modo tale che la mamma, una volta informata, una volta addestrata, potesse al bambino fare la dialisi peritoneale, avendo messo una webcam, ovviamente una telecamera in casa, e la dottoressa del policlinico la informava. Certo, è meglio mandare un OS qui vicino, ma a distanza possiamo utilizzare la tecnologia della teleassistenza. Quindi i campi di applicazione sono tanti, i più importanti in questo caso sono la cardiologia, perché le malattie cardiologiche sono quelle che si possono croniche monitorare meglio, la telediabetologia, il diabete è un'altra di quelle cose che avete visto, e questo, la tele-home care. Forse nella integrazione e continuità dei sistemi e dei servizi per la continuità di cura, la tele-home care o la teleassistenza domiciliare, chiamiamola in italiano, ha bisogno però, e io vado verso la conclusione, ha bisogno però di che cosa? Di device, e oggi ci sono, di strumentazione biomedicale sempre meno costosa, di qualità buona, di sensibilità e di specificità, in modo che il medico può dire: questo dato siamo sicuri? Sì, siamo sicuri che il dato che viene fuori da quel device è il dato emanato dal corpo del paziente, da quel tipo di parte del suo corpo, per poter essere poi valutato in un centro di diagnosi o di valutazione che c'è in un ospedale, ci può essere anche all'esterno. Quindi abbiamo bisogno di questi device che vanno, sono tantissimi, guardate, e vanno alle magliette, adesso stiamo pensandoli a Monza con la dottoressa, un aiuti, pare si chiami, una maglietta da dare ai disabili per rilevare tutta una serie di dati elettrocardiografici e altro, e anche dei contapassi da poter monitorare poi a casa il movimento del paziente, in questo caso il paziente post-ictus. Vedete quanti ce ne sono? Costano anche in tele oftalmologia per retinopatie diabetiche. E in conclusione vi dico questo, che anche a casa c'è un'esperienza interessante alle Molinette, la cittadella della salute, lì si chiama mi pare, a Torino, di che i radiologi vanno con strumenti ormai portatili, vanno a casa dell'anziano a fare un esame radiografico e poi trasferire subito l'immagine e avere già un referto prima di andare via dall'anziano che magari è in campagna. Noi abbiamo fatto questo progetto in una zona della Brianza, io sono cresciuto lì e vivo ancora lì, e 30 pazienti, 3 medici di base, 10 malati di diabetici, 10 cardiopatici, e abbiamo utilizzato in questo caso un centro di ricerca che ci supportava, che è l'IRCA, è un IRCA anch'esso, l'IRCA di Casatenovo, che dipende dall'IRCA di Ancona, se non sbaglio, che è un istituto di ricerca per le malattie dell'anziano, che ci ha dato. Quindi, vedete, questo è un esempio dove abbiamo messo insieme l'ospedale di Desio, i 3 medici di base, 3 in quel caso lì, questo è l'applicativo che abbiamo sviluppato, lì bastava una bilancia, poi ovviamente per altri un glucosimetro, l'abbiamo ampliato col professor Azzolini, questo a Varese, per le retinopatie diabetiche, perché abbiamo un grosso problema, i diabetici poi cadono in questa altra patologia, e quindi c'è un monitoraggio presso tra la divisione clinica, il centro clinico, diciamo, la,
di Varese e i centri diabetologici, dove il paziente va anche a farsi un'immagine non mediatica con un retinografo digitale e l'immagine viene subito inviata senza fare quella fila, e questo è il poi oggetto di tele. In conclusione, voglio dire, oggi i sensori sono dappertutto. Noi informatici, e a livello, ci abbiamo questo paradigma, e speriamo che non faccia la fine di altri paradigmi, comunque sta andando avanti, ci sono un sacco di convegni a Milano, poi specialmente una delle città che fanno questi. Internet delle cose, Internet of Things, vuol dire nelle macchine, negli autobus, dappertutto, in casa, per controllare l'energia, per controllare i trasporti, abbiamo sensori dappertutto. Possiamo metterli anche sul corpo del paziente, sì, nella casa dove vivo un paziente cronico, sì. Quindi si parla di applicazione di sensori, sempre più piccoli, è una ditta grossa, c'è in Brianza che è la Grata, la ST Microelectronics che li produce, li diffonde, quindi abbiamo anche in casa qualcosa, che sono utilizzabili per il monitoraggio e la riabilitazione. Un esempio che noi stiamo cercando di fare con l'unità spinale di guarda è quello di una carrozzina intelligente dotata di questi sensori per controllare la loro paraplegici, tetraplegici, e ultimamente con l'Università Sant'Anna di Pisa, speriamo di avere questo strumento anche a Monza, così ci hanno promesso, cioè dotare questi sensori anche questi robot, che sono degli esoscheletri, da permettere al malato, in questo caso al disabile, paraplegico, di camminare, ma anche di avere il monitoraggio costante dalle unità spinali o al centro di riabilitazione sulla vescica, sulla postura, su altre cose. Quindi vedete che le tecnologie informatiche, l'innovazione tecnologica, oltre a supportare la ricerca, che per elaborare dati, che loro ne ha sempre bisogno, e un istituto di ricerca come i tumori, il BESTA, deve lavorare su grosse dimensioni di dati per poter poi fare dei trial con risposte più precise rispetto, con campioni più ampi, diciamo, rispetto a quelli del passato, ma anche supportare la riabilitazione, e in questo modo all'organizzazione di cui prima ho sentito, l'organizzazione di integrazione dei vari servizi, l'informatica, la tecnologia può contribuire, se ben usata, per non ripetere, a facilitare, a migliorare anche la vita del paziente. Grazie. Ecco, grazie anche per questa carrellata nella tecnologia, che appunto non solo può supportare la costruzione della rete, ma può anche dare un benessere, una vita migliore a molte persone. Noi concludiamo qui, se però ci fosse qualche domanda, anche breve, abbiamo ancora 5-6 minuti nel nostro calendario dei lavori. Prego, dottore Daelli. Cominciamo a muoverci, perché i tempi sono lunghi. Per costruire un progetto sul territorio della nostra ASST, che è quindi più vasto della sola città di Sesto, cominciamo a muoverci coinvolgendo tutte quelle che sono le realtà che arriveranno, ovviamente, quindi l'Istituto Tumori e l'Istituto BESTA, gli ospedali del territorio, ma tutte quelle realtà che sono presenti sul territorio o magari vicino e che ci possono aiutare per costruire, perché alcune esperienze che sono bellissime, che io conoscevo, e già come quella della cooperativa dottora Aronica, possono parzialmente magari essere riportate sul nostro territorio. Non è detto che devono essere uguali, però facciamolo, perché i tempi sono lunghi, non pensiamo che poi si possa fare tutto rapidamente.
coinvolgiamo le professionalità, le competenze delle realtà che abbiamo sul territorio e ricordiamoci una cosa, sfruttiamo, partendo per tempo, sfruttiamo la possibilità di una corretta informazione dei cittadini e una educazione anche sanitaria, se vogliamo far funzionare le cose, se non vogliamo intasare, scusate il termine, tutto quello che sono i nostri presidi sociali e sanitari. Questa è la proposta che io mi permetto di fare. Mi scuso per il tempo. Sono altri? Allora, se non ci sono altri, io innanzitutto ringrazio veramente di cuore tutti voi che siete stati presenti qui oggi, i nostri relatori. Prego. No, volevo solo domandare velocemente due cose. Avrei avuto due piccole esperienze sul territorio da comunicare, chiedendo ai relatori di darmi informazione rispetto al progetto di affrontarli seriamente nei prossimi anni, ma il tempo non c'è e mi limito a questo. Ho scoperto Basita che uno dei relatori ha definito area grigia, mi scuso per la mia ignoranza ma non lo sapevo, il disagio psichico. Io penso, e lo dico in maniera ironica, che forse ci si riferisce al colore della corteccia o della massa che ci sta sotto, ma il disagio psichico, voi sapete meglio di me, è un dolore profondo dell'anima, dell'interiorità, chiamatela come credete. Allora, non è un'area grigia. Conosce il nero, ma conosce anche il giallo, il rosso, il verde e l'azzurro. Mi ha fatto male sapere che questa è la definizione ufficiale. Chiedo, il mio acuto e attento osservatore accanto a me, che conosce bene l'estensione del territorio a disposizione della Città della Salute, se eventualmente prevediate come amministrazione comunale, progettazione eccetera, di destinare uno spazio adeguato, con personale che abbia una formazione adeguata, per affrontare sul territorio il disagio psichico e le tossicodipendenze. Direi che viaggiando per spazi di questo tipo non c'è che da vergognarsi. Andate in Viale Matteotti, in fondo, guardate la rampa di scale grigia e calcinacci che cascano in testa a persone di 30-40 anni, ex eroinomani, attuali tossicodipendenti, che a mio avviso non hanno assolutamente la possibilità di riconoscere la propria dignità varcando quei 30 metri, gli ultimi della terra. Ma lì ci sta l'articolo 3 della Costituzione, che riconosce pari dignità a qualunque persona umana, un bipede voglio dire, indipendentemente dalle condizioni sociali, economiche, fisiche, politiche, ambientali o religiose. Beh, anche loro fanno parte del nostro territorio. Chissà perché, voglio dire, comunque sempre sono gli ultimi della terra. Concludo dicendo semplicemente che può essere che io sbagli nonostante i 70 anni, ma credo che una politica giusta, buona, efficace, sia una politica col naso lungo, quella che dopo aver fatto un'analisi dell'esistente e del territorio sia in grado di progettare per l'immediato e il successivo futuro ciò di cui hanno bisogno i cittadini di questa città. Credo che questo sia fare prevenzione e sia l'unico modo possibile. Vi ringrazio. Grazie, ogni contributo è naturalmente ben accetto. Su questo punto darei la parola al dottor Odinolfi che vuole dire qualche cosa. Prego. Sì, solo per dire mi spiace che abbia equivocato, area grigia non è riferita a certi pazienti,
è riferita al fatto che spesso le patologie nella tossicodipendenza e nel disagio psichico fanno fatica ad emergere, e il fatto di occuparsene, di definirle aree grigie, perché si vuole che emergano e si vuole fare in modo di poter aiutare queste persone. Poi, se lei invece che grigio vede tutto nero, signora, mi spiace, però le assicuro che l'impegno, pur nei limiti delle difficoltà che ci sono di gestione o difficoltà di avere più o meno risorse, l'impegno degli operatori è veramente massimo. Area grigia si riferisce non al paziente, ma a questa modalità, come ho detto, dove a volte questi disagi si cerca o non si riesce a vederli nei colori che lei dice, non certo riferito ai pazienti, ci mancherebbe. Bene, grazie, grazie. Io credo anche di poter raccogliere anche a nome del sindaco la richiesta che veniva fatta dal dottor Redaelli, cioè di lavorare, perché il tempo è poco, su questa tematica che abbiamo cercato di svolgere, diciamo, mi pare più che ampiamente nel pomeriggio di oggi. E la proposta è proprio quella di costituire, vedremo con chi e in quali modi, eccetera, eccetera, un tavolo tecnico che proprio sulla base di quanto è emerso nella giornata di oggi mette, diciamo, a frutto le indicazioni che sono nate da questo dibattito e in qualche modo prefiguri una progettualità che può essere su un solo progetto, su più progetti, questo lo decideremo. Comunque, ecco, l'impegno è quello di dare continuità a questo lavoro di oggi e di non chiuderlo con il convegno che abbiamo fatto in questa giornata. Grazie ancora a tutti.